Va ora in onda Amore Azzurro, in collaborazione con calcionapoli1926.it. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Pizzeria Un Giorno all'Improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Agriturismo La Vigna, Pozzuoli, Napoli. E per concludere il pranzo c'è bisogno di un buon dolce per deliziare i nostri ospiti. Allora vieni con me, conosco il posto giusto. Pasticceria Mignone. Trovi un vasto assortimento di pasticceria mignon tradizionale e tanti dolci innovativi. Pasticceria Mignone, per dolci classici napoletani, pastiere, babà, sfogliatelle e anche dolci di ricorrenza, quali panettoni e colombe. Mignone è anche cioccolateria artigianale e trovi oltre 50 diversi tipi di torrone. Pasticceria Mignone, Piazza Cavour 145, Napoli. Telefono 081 29 30 74. Pasticceria Mignon. Ops, Mignone. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo, a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427, telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano, telefono 081 509 66 54, consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67, aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Margherita, 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 uffa, sono stanca della solita pizza. Allora, Un Giorno all'Improvviso, la pizzeria dove potrai degustare, oltre alle classiche pizze, anche la nostra specialità, la pizza Un Giorno all'Improvviso. Ed ancora i pignatielli con soffritto napoletano, con i succulenti fagioli alla messicana e con altre specialità della cucina classica napoletana. Un Giorno all'Improvviso, aperti a pranzo con menù fisso a 7 euro. Pizzeria Un Giorno all'Improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Telefono 081 199 12 524 366 38 28 705. Consegna a domicilio gratuita. Chiuso il lunedì. Cerchi il posto ideale per trascorrere con la famiglia o con gli amici in momenti sereni. Agriturismo La Vigna, un antico casale immerso nella natura dei Campi Flegrei, dove potrai degustare i piatti della cucina tradizionale campana e prodotti tipici locali. E la sera pizza cotta nel forno a legna. Agriturismo La Vigna, una cantina con ampia scelta di vini, tra cui la Falanghina e il Piedirosso dei Campi Flegrei, prodotti con uve DOC proprie. Agriturismo La Vigna, sala interna ed esterna, in via Montenuovo Licola Patria 129. Pozzuoli, Napoli. Telefono 081 524 65 42. Sala interna ed esterna, area attrezzata per bambini, ampio parcheggio, chiuso il mercoledì, anche per cerimonie. lavignaagriturismo.com. Da solo Insigne, che apre a destra benissimo dove c'è Alan, carica a destro ed è facile per il Napoli trovare il gol del vantaggio. Cerca ancora di liberare il destro ed è un gol magnifico, Dries Mertens. Inserimento di Alan, palla bassa per Callejon. Sono tre gol del Napoli, colpisce anche José María Callejon. Finisce qui un Napoli spettacolare.
Radio Amore presenta Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Conduce in studio Lello Delgro con Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, Radio Amore e i migliori anni. Comincia un'altra puntata di Amore Azzurro. Siamo a meno tre praticamente, sono tre puntate prima della fine di questo campionato. Insomma, due sono le partite ancora da giocare. Si comincia questa sera con la Fiorentina. Insomma, domenica scorsa lezione di calcio. Insomma, mi fanno molto divertire quei video che qualcuno, insomma, con la fantasia di solo di un napoletano poteva fare, con tipo Mario Bros, insomma, con tutti quei video. È bellissimo vedere il Napoli giocare, e domenica è stata data una lezione di calcio al Torino. Il Torino che veniva poi tra l'altro da un pareggio con la Juventus allo Stadium, quindi insomma ancora di più il piacere di aver battuto la squadra di Mihajlovic. Saluto Daniele Romano al di là del vetro, e come al solito ogni sabato mattina con me Claudio Zelli. Ciao Claudio. Ciao Nello, buongiorno a tutti. Sì, davvero è stato un Napoli scintillante quello visto allo stadio di Torino, davvero un bel Napoli, ma per la verità non è che mi abbia poi sorpreso più di tanto, perché è un Napoli che sono ormai mesi che macina un calcio entusiasmante, ma non solo entusiasmante, anche poi finalmente mostrando una continuità all'inizio del campionato ahimè sconosciuta. E dispiace un po' per la verità che il Napoli abbia perso qualche punto per strada, che abbiamo ricordato tante volte. Penso alla partita con il Palermo, con il doppio pareggio con il Sassuolo, il pareggio a San Paolo con la Lazio e via discorrendo. Però non penso che bisogna avere poi granché rimorsi, perché un po' è anche vero che altre squadre pure hanno perso punti preziosi per strada. La Roma mi pare abbia pareggiato a Cagliari all'inizio del campionato. È anche vero che ad esempio il Napoli, quando ha pareggiato con il Pescara, era un Pescara diverso, che era la prima giornata di campionato, aveva anche qualche ambizione magari di salvezza poi sopita con il tempo. Per cui penso che nel bilancio del Napoli comunque vada annoverata un campionato sul piano del gioco ma anche dei risultati più che soddisfacente. Bene, salutiamo e ringraziamo come al solito di essere con noi Giorgio Micheletti. Ciao Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buon sabato. Grazie. Ciao, Giorgio. Anche a te. Senti, ma ti sei svegliato da poco? No, lui. Sono completamente raffreddato. Aia. Ah, ti fa piacere. È la brezza via regina. Sì, cioè, fa male. Ma la sera ma magari, questa è una sudata fiorentina. Senti, stavamo diciamo non tracciando dei bilanci, perché insomma bisogna farli dopo la fine del campionato, però un certo non so che di rammarico per noi napoletani, per noi tifosi del Napoli, c'è sicuramente nel vedere una squadra che gioca così bene e che poi alla fine del campionato non raccoglie granché, anzi nulla. Dipende che cosa ti aspettavi di raccogliere. Per come si è giocato si sperava. No. Perdonami Lello. Le aspettative, perché sennò poi durante l'anno ognuno di noi può cambiare tutto quello che si voleva. A inizio anno vi facciamo una seduta di ipnosi regressiva. Sì. A inizio anno il Napoli doveva fare cosa? Ad agosto il Napoli è partito per il campionato, per la stagione, non parliamo di campionato, per la stagione, per fare che? Obiettivi dichiarati erano quali? No, erano questi tutto sommato, guarda, per la verità, anzi, ma forse Napoli è andato anche oltre, perché in Champions allora, onestamente ha fatto un cammino più che entusiasmante, si è arreso al Real. In Coppa Italia, del resto, è vero che ora la Juventus anche magari legittimamente ho staccato il pass contro il Napoli per poi accedere alla finale, c'è stato però anche qualche errore arbitrale che certamente non deve essere una giustificazione, che però va comunque sottolineato nel match. Un'attenuazione di un eventuale amarezza. Ma non dimentichiamo poi che il Napoli aveva perso in estate quello che era l'elemento fondamentale su cui si è costruito il gioco del primo Napoli di Sarri, che è Higuain. Anche questo va in qualche modo considerato. E tra l'altro io non credo onestamente, perdonami Claudio se ti interrompo, ma io non credo onestamente sinceramente che la fine della stagione del Napoli possa essere messa in archivio anche con tutte le volontà di questo mondo con un velo di disappunto, perché no, il Napoli non credo che sia corretto cambiare gli obiettivi di inizio stagione dopo
aver visto come gioca il Napoli. No, ma non credo che sia una volontà di cambiare. Giustamente lei lo interpreta un sentimento anche popolare che, per la verità, io percepisco in città e non solo. Cioè, non è tanto la volontà di cambiare l'obiettivo cammin facendo, ma il rammarico nel vedere una squadra esprimere un calcio, per la verità, davvero entusiasmante e poi non arrivare nemmeno al secondo posto. Però è anche vero che se noi analizziamo le cose con una certa... Questo non è detto, questo non appunto. È detto. Tra l'altro, insomma, secondo me il fatto del... apro e chiudo parentesi, il fatto che Napoli possa giocare giocherà dopo la Roma, da questo punto di vista potrebbe rappresentare meglio, un piccolo vantaggio meglio, oggi, perché assolutamente. Roma la conosciamo, è una città dove c'è un certo appagamento anche quando non si vince niente, quindi questo potrebbe rappresentare Roma. Però al di là di questo, sinceramente non credo che oggi la Roma farà bottino piano a Verona, eh. Magari però di questo ne parliamo dopo. Ritornando sulla stagione del Napoli, io però se analizziamo la cosa con una certa oggettività, è vero che il Napoli ha sempre espresso a mio avviso un calcio, ma non credo soltanto a mio avviso, un calcio molto più entusiasmante di quello della Roma ad esempio, però è altrettanto vero che la Roma ha avuto una maggiore scaltrezza nell'arco delle 38 partite. Parliamo di dettagli perché al momento la Roma è avanti soltanto di un punto, però è stata sempre seconda, quindi anche da questo punto di vista io penso che francamente non bisogna avere un grande rammarico, anche perché chiudo, paradossalmente il secondo posto forse è più importante per la Roma, che non sarebbe testa di serie, che per il che tra l'altro potrebbe, anzi cambierà l'allenatore, cioè sarà sicuramente oggetto di una rivoluzione anche societaria nei quadri dirigenziali, già in parte è avvenuto. Il Napoli tutto sommato ha un'ossatura, una continuità, è testa di serie, per cui non ci sono i mondiali, tra l'altro l'inizio del campionato sarà anche anticipato, per cui anche questo mi lascia relativamente tranquillo. Poi il Napoli sta blindando tutti i gioielli, per cui secondo terzo posto a mio avviso è un dettaglio. Però prima di farti rispondere, perché ora guardando avanti la curiosità è questa, io non vorrei però che in qualche modo si iniziasse a pensare che quest'anno si sia ridotto in maniera considerevole il gap con la Juventus. So di dire magari una cosa abbastanza impopolare, però io non sono di questo avviso, perché... Parla la curamina per Lello quando dici queste cose, perché si sente male. No, e poi magari è interessante anche conoscere ovviamente il pensiero di Lello, perché ho l'impressione che la Juventus nell'ultimo mese e mezzo abbia un po' mollato gli ormeggi, avendo quasi acquisito il risultato per poi complicarsi leggermente la vita nel finale. E tra l'altro Roma e Napoli è vero che hanno vinto tante partite, ma è altrettanto vero che in questa fase del campionato oggettivamente molte squadre avevano poco da chiedere, per cui i tanti punti che Roma e Napoli hanno fatto sono anche in virtù di questa considerazione, di cui secondo me non si può non tenere conto. Giorgio? Onestamente non saprei da che parte incominciare, perché la tua illustrazione è così tanto ricca di punti e di argomenti che non saprei veramente. Io posso dirti la mia: secondo me la differenza ad oggi, perché non so cosa succederà oggi e che cosa succederà nell'ultimo turno di campionato, tra Napoli e Roma forse può stare nel fatto che tra i due allenatori c'è un po' più di abitudine di Spalletti rispetto a Sarri nella frequentazione dei palcoscenici che contano, pur non essendo a mio avviso nessuno dei due ancora, più Sarri di Spalletti, possibile tacciare da vincente. Ma perché non hanno mai vinto niente? A parte Spalletti ha vinto un campionato in Russia, dove però ha vinto... Vabbè, lì però con quella squadra che aveva vincevamo anche noi tre. E ha vinto anche Carrera quest'anno, tra l'altro. Il che te la dice lunga sulla qualità del campionato russo. No, perché io sono un filo in contestazione in questo periodo di campionato con tutti gli opinionisti che tacciano gli allenatori che in effetti non hanno mai vinto una mazza dal punto di vista della concretezza, di stregoni. Sono arrivati: ah, caspita come gioca Spalletti, ma chi se ne frega di come gioca Spalletti, devi vincere, a questo gioco conta solo vincere, non conta giocare, ve l'ho sempre detto, sarò noioso e sulla lapide della mia tomba ci metterò questa cosa: nella vita conta vincere, non giocare, se vuoi giocare vai al circo. La differenza di adesso tra Napoli e Roma probabilmente è questa: la Roma di quest'anno è un po' più portata alla vittoria che non al gioco. La differenza potrebbe stare questa. Se vogliamo poi prendere in considerazione l'ipotesi di aver accorciato il gap con la Juve, credo, come abbiamo già avuto modo di dirci altre volte, che mantenere il tuo status, cioè confermare, blindare, come hai detto tu, i migliori, non basti, non serva per ridurre il disavanzo, perché tu cristallizzi una situazione di fatto, non perdendo Mertens, non perdendo Insigne, non perdendo Calleon, non perdendo Hamsik, non fai altro che sottolineare
quello che sei ora. Se quello che sei ora è dietro uno o dietro due, vuol dire che su quello che sei ora tu devi obbligatoriamente andare a inserire qualche cosa che ti faccia migliorare, perché il confermare quelli che hai non ti permette di andare avanti, ti permette di solidificarti in quello che sei, ma se devi recuperare spazio devi migliorare quello che sei. Come migliori se... meno se confermi la tua base, siccome, però ma... devi migliorarti. Siccome la faccia L è tutto un programma, allora mi immagino che non sia tanto infatti d'accordo con il noi. Il silenzio di Lello è fragoroso. No, ma è l'ultima puntata che ti ho in diretta, non voglio... Non voglio fare polemiche. Non voglio polemizzare con te, ma insomma, come si migliora? Intanto insomma, però, prima di far rispondere... Comprando giocatori. Prima di far rispondere Giorgio, saluto anche Lello da quarto, che per la verità... ci ha posto una domanda che io in qualche modo ti ho anticipato, in riferimento alla sudditanza più che altro, al cui lui fa riferimento, del mondo non soltanto arbitrale, presumo, ma del sistema calcio nei confronti della Juventus, che a suo giudizio indurrà il club bianconero a vincere almeno altri 4 scudetti. Scusami, io ti devo interrompere, perché... ma io non capisco, in regia si sono messi a mettere la loro diretta e ci toglie pubblico, ma chi sei pazzo? Io non lo so, ma ti pare mai possibile? No, ma questo... ha fatto la sua diretta, che sta in diretta con Ramure Azzurro, e i radioascoltatori invece di guardare noi guardano lui. No, ma devo intervenire perché ormai è vittima Giorgio, è come se tu stai in trasmissione, facendo la trasmissione in diretta, e il tuo regista si mette a fare una diretta dalla regia e ti toglie il pubblico, ormai, ma ti pare possibile? Ormai Daniele è affetto da un narcisismo... toglie pubblico. Ma io, se il mio regista lo facesse, gli direi bravo, perché è sicuramente più interessante di te. Ma dai, ma vabbè, lasciamo perdere. Scusatemi, ho fatto questa interruzione perché è incredibile quello che ma succede. È Daniele, secondo te chi? Ma fa benissimo. Eccolo qua. Ha tutte le ragioni di questo. Eccolo qua. Anzi, mi stupisco che non l'abbia fatto prima. Ma vogliamo tornare a mettere un attimo da parte il narcisismo ormai a livelli infimi del nostro tecnico, siete e parlare invidiosi, di siete invidiosi. No, ma questo è niente, perché poi i suoi selfie in palestra, francamente, dai, torniamo al Napoli, ti prego, dai. Invidiosi del fisico e delle donne che ha in palestra, pur con buona pace. Sta sempre da solo, credi tu. Smettiamola. Ritorniamo al calcio, a Napoli Fiorentina, anche perché la Fiorentina però non ci ha detto se è d'accordo o no con noi, si è fatto prendere. No, è stato abbastanza democristiano, ma... sì, esatto, ma voglio rimanere equidistante. Ma polemizza. No. L'ultima diretta che faccio, spieghiamolo, perché sennò sembra che io muoia domani mattina. No, assolutamente. È una cosa che vorrei cercare di procrastinare il più possibile. Capiterà prima o poi, ma vorrei che capitasse più in là che posso. Non era questa mia intenzione. Mi ha chiamato ieri e mi ha detto che questa purtroppo è l'ultima volta che potrà essere in diretta, perché sia mercoledì prossimo che sabato prossimo è impegnato. Ultima in diretta, ma non per questo non ascolteremo la sua voce, il suo commento, perché io... E allora oggi fai lo stesso. Cosa hai da rompere l'anima? Cos'è che non sei d'accordo? No, non lo stuzzicare. No, assolutamente nulla. Andiamo a Napoli Fiorentina. Mercoledì mi ha detto che dobbiamo fare molta attenzione alla Fiorentina, perché la Fiorentina ci può creare dei problemi. Prima di ieri. E tra l'altro anche Sarri ieri l'ha ribadito il concetto. È vero, perché ha detto che è una squadra che fa un grande... No. Poi dopo l'ascolteremo, ma ha giustamente detto che è l'unica squadra che in qualche modo blocca un po' il possesso palla del Napoli. Fermi, probabilmente Sarri non sapeva dell'ultimo infortunio di casa Fiorentina. Non sapeva dell'infortunio di Sanchez, perché senza Borca Valero, senza Astori e senza Sanchez, ora è complicatissimo pensare a una Fiorentina che possa rompere le tasche al Napoli, perché dietro la difesa, ve la raccomando, è fatta da Tomovic, Gonzalo Rodriguez e Maxi Oliveira a sinistra, cioè di lì un mio vecchio allenatore di pallacanestro dicevano che passano i tori con giù le corna, per cui è una roba che è pregnante, come... Non dico fate conto di venire con il pallottoliere stasera allo stadio, ma poco ci manca, ecco. Io credo che in questo finale di campionato il Napoli potrebbe giocare veramente con chiunque e farebbe comunque bene. Ecco, questo è a meno male, su questo non polemizza. No, è vero. Perché onestamente l'importante è che non faccia come con l'Atalanta, che non vada in campo con
l'albagia, la presunzione di dire ho di fronte dei morti di sonno, prima vinco. No, io il rischio è questo. Io ho visto qualcosa di diverso nelle ultime domeniche. Cosa hai visto? Gli occhi della tigre? No, assolutamente no. Ho visto la voglia di divertirsi e di giocare. E quindi quando una squadra si diverte in campo, gioca bene, sicuramente i risultati arrivano. Non ce n'è. In questo momento penso che non ce ne sarebbe veramente per nessuno. Ecco, vorrei... Io credo che divertirsi non vada bene, perché è un lavoro, e io non ho mai visto nessuno che si diverte lavorando o si lavora. Sai che quando fai un lavoro che ti diverte, fai una cosa che ti diverte lavorando, insomma, sai che tutto riesce sempre meglio. È complicato. Per me il concetto del divertimento non si sposa col lavoro. Io non mi diverto. Posso dire una cattiveria? Insomma, no, in generale, io penso che chi la pensa così curioso di sentire una cattiveria dalla bocca di Claudio Zelli. Ma non si strappa niente. Ma vedi, chi lavora in radio come me da 40 anni, per chi fa questo lavoro, non è un lavoro. Spero che lo possiate fare nonostante non è, qualcuno vi rompa le tasche per altri 40 anni. Bravo. Fatemela dire però questa cattiveria. In generale, io penso la penso un po' come te, per la verità. Penso che chi dica questo non abbia mai lavorato in vita sua. Ma chi lavora? No. Ma vedi, se tu fai un lavoro che non ti piace, perché è normale che non ti piaccia stare chiuso in un ufficio per tante ore a stare a sentire quello che ti chiama. Noi facciamo un lavoro che ci piace. Lavorare in una radio, all'improvviso mi viene chiesto di fare uno spot, di fare un codino, poi chiama il cliente. Hai ragione. Perché non si riesce a capire? Ti posso fare una domanda? No. Ma tu, nonostante faccia un lavoro che ti gratifica e ti piace, se ti offrissero di stare 7 mesi alle Maldive anziché stare in radio per, insomma, altrettanto tempo, tu cosa faresti? È questa la domanda. Resterei qua per il semplice motivo che io odio il caldo. Ma vattene, ti giuro. Dai. Ma dovremmo premio Pinocchio d'oro ad onorem. Vai. Ma perché alle Maldive? Allora, se mi dici con chi ci vado, oppure mi fai trovare, è un discorso diverso. Anche da solo, da solo. Caldo, io soffro il caldo. Sì, è una cosa. Vi giuro, no? A me mi piace calvo. Sì, vai. No. Però, insomma, possiamo parlare di calcio. Sì, allarghiamo oggi anche un po' gli orizzonti, perché Paolo Sousa, che sicuramente quest'anno non ha fatto benissimo a Firenze, che per la verità all'inizio della stagione è stato anche oggetto del desiderio, secondo qualcuno, della Juventus per sostituire Allegri. Adesso potrebbe è oggetto di desiderio della Roma. Appunto, secondo te può essere l'uomo giusto? Per fare chi? Per far perdere la Roma? Per far arrivare il Napoli quantomeno secondo e la Roma terza. No, se la leggi in questa chiave, no, anzi, dovrebbe avere uno stimolo in più stasera per rompere le scatole al Napoli e permettere alla sua ipotetica futura squadra di restare seconda. Io credo onestamente, sinceramente, al di là di tutte le celle e di tutti gli scherzi, che Paolo Sousa non possa andare bene più per il campionato italiano. Credo che debba provare un'avventura in Germania, dove sicuramente la stampa è molto più tetragona della nostra agli scherzi, dove sicuramente se in Germania cerchi di fare la butade che ha fatto lui con il 1° di aprile, ti chiudono in galera e buttano via la chiave. È tutto un altro ambiente, ha bisogno di vivere in un posto dove le regole siano ben precise, dove non ci sia la possibilità di smarronamenti, perché lui ha smarronato troppo e come caspita ne aveva voglia lui durante quest'anno. Ma onestamente, sinceramente, senza Sanchez, senza Storia, senza Borja Valero, con una formazione che dovrebbe prevedere il fantasma di Teio a sinistra e l'incompiuto Chiesa a destra con Bernardeschi, ecco, l'unica indicazione è che potrebbero esserci due punte stasera, che sono Babacar e Kalinic. Con Bernardeschi che con tutta probabilità non ha intenzione di restare a Firenze, è una squadra, quella della Fiorentina, senza equilibri, senza Borja Valero, è una squadra che se mi passate una metafora marinara, è una barca senza timone in pieno sciabordio di onde. Mamma. Senti, Giorgio, si parla tanto di mercato in questo periodo, chiaramente di calciatori, cosa che, insomma, è inutile che stiamo qui a perderci la testa, perché ne arriveranno 500 al giorno di nomi, però c'è un mercato anche quello degli allenatori. Quest'anno ci sarà, secondo te, il valzer delle panchine? Vedi, molto meno di quello che si sperava. Io di valzer conosco solo il Danubio Blu di Strauss. Tu credi, scusami, Inter è alla ricerca di un allenatore, la Roma alla ricerca di una novità. La Roma lo stesso, la Fiorentina lo stesso. Ma sono tutte piazze già che non sono piazze nuove. No, voglio capire, allora sapeva già che c'erano, però vedi il grande valzer,
sarebbe partito se fosse andato via Allegri dalla Juventus, se Conte andasse via dal Chelsea, se Ancelotti andasse via dal Bayern. Allora quelli sarebbero i primi movimenti di una quadriglia, più che di un vaso. Scusami, ma scusami, Allegri, hai detto se fosse andato via Allegri, ma Allegri allora resta la Juve? Secondo me, sbagliando, sì. È una follia pensare che possa andare via dalla Juventus. È una follia, secondo me, pensare di restare se farà il tripletto. Bravo, esattamente. L'anno prossimo sarà oggetto di critica perché farà sicuramente meno. Eh beh, chiaro. O sarà obbligato a fare quantomeno pari per quello che riguarda la Champions, se non ci riuscirà. Perché questa è una squadra che, se deve vincere la Champions, la vince quest'anno, poi non la rivede più per una vita. Anche se con per i fatturati cui... che hanno? Ma che c'entra? Fatturati? Ma guarda, ieri sera in trasmissione... ma come? Si vince con il fatturato? Ma quando mai? Lo dice Sarri che si vince con il fatturato, ma non lo dice il campo. Ieri sera, parlo di fatturato, non di incasso, quindi io scorporo le cifre sportive dal fatturato societario. Fatturato societario Fiorentina 130 milioni, fatturato societario Napoli 140 milioni, ci sono 10 milioni di differenza in questa voce fatturato. Ripeto, ribadisco e sottolineo, faccio confluire pubblicità, biglietti, diritti TV e cazzambriccoli vari, non parlo di compravendite, di mercato, di plusvalenza. E come la mettiamo con l'Atalanta? L'Atalanta è una squadra che non ha bisogno di centrare nessun obiettivo. L'Atalanta, l'obiettivo è restare in Serie A e autofinanziarsi. Quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso? È una botta di fortuna che capita, come quando vinse il campionato il Verona qui in Italia, uguale. Non succede, infatti, tant'è vero che l'82, mi pare, no, l'81, quando è stato, l'82 l'ha vinto la Juve e Dani la Fiorentina, con quel famoso, con la, quella famosa battuta meglio secondi che ladri. Così è contento Lello, che quando ogni tanto si sfruculia un po' la Juventus lui è tutto contento. Il Verona è ancora negli annali per lo scudetto vinto, ma anche l'Ester passerà nello scudetto vinto. Ranieri ha sbagliato a restare, perché sarebbe stato esonerato, era esonero sicuro l'anno successivo, perché in Coppa non andavi avanti, perché non hai una squadra per andare avanti in Coppa. In Premier correvi, come capitò all'Udinese quando andò in Champions o andò in Europa, non mi ricordo più, che l'anno dell'Europa corse il rischio di andare in fondo alla classifica, come è capitato quest'anno a Sassuolo. Le realtà che non sono attrezzate, abituate, atte a fare tante cose su, e non ci stanno, non ci stanno, non ci stanno. La Sampdoria di Mantovani cantò un anno, poi basta. È la storia del calcio, ragazzi, la possiamo cambiare finché ci pare, ma è la storia del calcio. Prima di salutarti, Giorgio, voglio salutare due radioascoltatori o telespettatori, così come vogliamo dire, Nicola e Brigida, che ci seguono di solito da Brescia tramite streaming, e che ora, stando ad Aversa, ci possono ascoltare anche in radio. Ciao a tutti e due. Ma intanto che un po' di mozzarella anche per noi, che è di qualità, la mozzarella aversana. Lo so, Giorgio non sa di che cosa stiamo parlando. Ma lei è di te. Perde lei il dorato. Che non so di cosa parlo. Io preferisco quella di Battipaglia, lo sai che hai ragione. Brigida e Nicola penso sarò vittima di censura, però anche io la penso allo stesso modo, essendo un intenditore, insomma, della materia. Di chi? No, nel senso che preferisco quella di Battipaglia. Ho scoperto anni fa, scoprì un posticino per strada, non ci passi, non gli daresti lì due lire. Lì è la Silicon Valley della mozzarella. Mamma mia, non gli daresti due lire, perché dici, ma lì fra il grasso, il puzzo dei motori, le capre che ti girano intorno. Ho mangiato una mozzarella e dei pomodori come mai più nella mia vita. Mai più nella mia vita. Quello è il posto dove mai più nella mia vita. La mozzarella è la regina, la zizzona di Battipaglia. Che stiamo scherzando? Cambiamo argomento, abbiate pietà. No, non cambiamo. Appunto. Salutiamo Giorgio Micheletti. Giorgio, grazie come al solito. Ci sentiamo in settimana e ci organizziamo. Ciao, Giorgio. Saluto Claudio, che la settimana prossima non sento. Vabbè, grazie. Mangia anche un po' di musaka, non so come si dice. Musaka. Quando andrai? Dal 29 di maggio sarà fatto. Fino al? Ad libitum. Beato te.
Vabbè. Ciao, ciao Giorgio. Giorgio. Ciao, 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 ciao. Salutiamo Giorgio Micheletti. E allora, nulla da, possiamo citare quello che ha detto, insomma, una, un ex nostro calciatore. Non ho nulla da dire di Napoli, i compagni, lo staff, i magazzinieri, i fisioterapisti, gli amici. Ho lasciato una parte del mio cuore tra i tifosi. Ringrazierò sempre Napoli. Mi ha avuto quando ho deciso di andare via da Real Madrid ed è stata l'unica squadra che è venuta a prendermi. La ringrazierò per tutta la vita. 3 anni meravigliosi lì che non dimenticherò mai. Parole e musiche di Gonzalo Higuaín al Corriere dello Sport. Ma la musica non c'era. dobbiamo andare in doppia, eh? Perfetto, sì. Allora io, dimmi, dimmi. Sì, tra l'altro Higuaín ha anche parlato ovviamente di Sarri dicendo che probabilmente è stato il suo miglior allenatore, quantomeno quello che gli ha regalato maggiore continuità, ed è per questo che sarà sempre grato all'attuale tecnico del Napoli. Fosse rimasto qui forse quest'anno ne segnava 50 di gol. Comunque lasciamo perdere. Diamo uno sguardo a quello che è la, sarà la giornata calcistica di Serie A, e siamo alla penultima giornata, 37esima di Serie A. Partiamo dalle 18 con Chievo-Roma, quest'oggi, stasera alle 20.45 Napoli-Fiorentina, alle 15 domani si giocano Empoli-Atalanta, Genoa-Torino, Juventus-Crotone, Milan-Bologna, Sassuolo-Cagliari e Udinese-Sampdoria, alle 20.45 Lazio-Inter, sempre di domani, lunedì sera invece Pescara-Palermo. Bene, abbiamo in linea il nostro, un amico della nostra trasmissione che ci doveva un intervento, scherzo chiaramente, Gianluca Migliotti. Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, spero di non essere ancora in debito. No. Siano maturati interessi. In no, 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 vabbè, insomma, tutto al più potrei chiamarti sabato prossimo, ma non è così, non ti preoccupare. Sempre con grande piacere. Posso fare una considerazione sul calendario di questa giornata? Perché mettere Pescara-Palermo di lunedì sera nel Monday Night, bah, io posso, resta un po' posso invece interromperti subito motivo. Perché voglio presentare anche un altro ospite che abbiamo in contemporanea con Gianluca Migliotti, Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buongiorno. Ciao Gaetano. Ciao, buongiorno a voi, ciao. C'è anche Gianluca Migliotti dall'altra parte del telefono, Gaetano. Siamo ciao, in... ciao Gianluca. E allora? Ciao mister. Allora, cominciamo. Claudio, stavi dicendo, chiedendo qualcosa? Sì, facevo una considerazione sul calendario, ma poi insomma così è un passante, anche perché probabilmente ci sarà qualche motivo non strettamente legato al calcio per fare giocare Pescara-Palermo una partita che insomma di lunedì sera. Però al di là di questo, tornando a Napoli-Fiorentina, partendo da Gaetano che è un doppio ex di entrambe le squadre, ieri Sarri con un po' di preoccupazione per la verità ha parlato di questa partita, anche perché la Fiorentina ha sempre un po' messo in difficoltà il Napoli sul piano del possesso palla per Sarri soprattutto, e tra l'altro anche in Coppa Italia non è stata una partita semplicissima. Gaetano prima e poi Gianluca. Ma secondo me Sarri fa bene ad attenzionare la squadra ai potenziali pericoli che ci possono stare, perché a mio avviso al di là del campionato che in questo momento non sta dando grosse soddisfazioni per quello che erano gli obiettivi iniziali della Fiorentina, comunque è una squadra di valore che ha una sua identità. Io l'ho vista giocare recentemente a Sassuolo, dove diciamo che dal punto di vista tattico le situazioni si possono anche ripetere, perché il Sassuolo di Francesco gioca un 4-3-3 rispetto alla tradizionale 3-4-3 di Paolo Sosa. E devo dire che insomma non ha brillato così come solitamente vedevo fare la Fiorentina quando stava bene, quando stava in forma, quando era in salute, ma soprattutto quando era convinta dei propri mezzi. Oggi probabilmente qualche situazione interna sta lasciando qualche scuola che non gli permette di trovare quella serenità che nei giorni migliori riusciva anche a far sì che sprigionasse un calcio propositivo, fatto di palleggio, fatto di azione anche in verticale e di pressione anche forse nata nei confronti del possessore palla avversario. Tutto questo onestamente ad oggi non l'ho visto, e qui mi fa pensare che insomma al di là delle preoccupazioni anche di Sarri potrebbe essere una partita sicuramente alla portata del Napoli. Gianluca. No, Fiorentina al di là della, come al solito, della ottima disamina da parte di Gaetano, la Fiorentina è la squadra che batte in casa Juve, Inter, pareggia 3-3 col Napoli con rigore di Gabbiadini al 94esimo, e in casa pareggia con Crotone e perde con l'Empoli, va a perdere a Palermo. Cioè è una squadra che non ha mai avuto grande costanza di rendimento, ma aveva tutte le qualità assolutamente, basta vedere gli ultimi risultati per potersi comunque piazzare in Europa. Credo che poteva far sicuramente meglio di Milan e Inter,
ha sprecato una grande occasione. Dico ha sprecato perché al di là di quello che è stato insomma il racconto di questo campionato, Gaetano ce lo insegna con la sua esperienza, dovesse la Roma stasera fare risultato alle 18, ci auguriamo di no, con il Chievo la stessa cosa riguarda la Fiorentina, ormai voglio dire il campionato potrà regalare pochissime ancora emozioni, una valutazione tecnica su questa partita poteva essere fatta nel girone di andata, non adesso dove soprattutto ci sono le assenze di Borca Valerio, di Astori, due assenze importantissime nella Fiorentina, e il Napoli è troppo più forte in questo momento, viaggia troppo da una categoria superiore per poter mettere in discussione la gara. Sembra che il desiderio dell'allenatore, lui ha esposto chiaramente più di una volta in queste, nelle ultime conferenze stampa, cioè quello di riproporre l'anno prossimo il gruppo per intero, insomma coalizzarsi e cercare finalmente l'anno prossimo di poter vincere qualcosa di importante, sia stato recepito dalla società che sta praticamente cercando di rinnovare tutti i top di questa squadra. Sia Gaetano e poi dopo Gianluca. Credete che l'anno prossimo il Napoli con questa intelaiatura, con questi calciatori, possa finalmente giocare per vincere qualcosa di importante? Allora, io parto per supposto, avendo avuto soprattutto esperienze in tal senso da atleta, da giocatore, che i campionati quando sono riuscito a vincere li ho vinti perché c'era una programmazione o una continuità di lavoro. Ed io sono d'accordo col discorso che fa Sarri, perché se ad oggi magari potrebbe non esserci un gap a livello tecnico con la Juve, a mio avviso, perché le qualità siamo lì, l'unico difetto che c'è è la mancanza di esperienza, la mancanza di vissuto di alcune gare che poi oltretutto possono essere cruciali per il corso di un anno, di qualche evento. Oggi la Juve sta vincendo perché viene da quel percorso, perché probabilmente si guarda la Juve di adesso che sta vincendo probabilmente il sesto campionato, anzi sicuramente il sesto campionato consecutivo, ma non si considera da dove è partita, dal fatto che comunque pezzo pezzo è stata creata questa squadra, passando anche da risultati poco gratificanti. E quindi credo che questo sia un percorso giusto e con l'esperienza, con l'ossatura, con il lavoro credo che questo gap si possa annullare e avere anche l'ambizione di poter vincere il campionato già dal prossimo anno. Gianluca? È molto chiara la fotografia che il Napoli ha fatto con i rinnovi dei contratti. Questo è il mercato del Napoli. Aver elevato il monte ingaggi, stamattina leggeva addirittura intorno quasi a 100 milioni, è chiaramente il mercato del Napoli, cioè il Napoli ha riacquistato, ecco diciamo così, ha riacquistato Insigne, ha riacquistato Mertens, l'anno scorso l'ha fatto con Callejon, adesso capiremo soltanto cosa succederà con Ghoulam. Io credo che il Napoli opererà sul mercato, anche perché ovviamente, a meno che di miracoli che tutti ci auguriamo oggi, è costretto a giocare i preliminari che si giocano il 15 di agosto, quindi la certezza, anche se il Napoli giocherà da testa di serie, di un introito maggiore pronto cassa per quanto riguarda la Champions, si potrà avere soltanto il 22 di agosto, cioè nella gara di ritorno. Comunque il Napoli ha già fatto mercato, poi opererà nei settori ovviamente dove si sta cercando di rinforzare ancora di più, parliamo del laterale destro in difesa, dell'eventuale portiere, o se Ghoulam non rinnova anche del laterale sinistro, ma i Rocchi, i Zielinski già sono stati acquistati, i Diawara già sono stati acquistati, i rinnovi già sono stati fatti, Napoli è pronto, adesso è pronto. Partendo sempre da Gaetano e poi chiaramente anche con Gianluca, ieri la Federcalcio polacca ha convocato ufficialmente sia Milik che Zielinski per gli Europei Under 21 che partiranno il 16 giugno. Oggi sul Mattino Angelo Rossi cerca in qualche modo di interpretare quella che potrebbe essere l'opposizione del Napoli, che non vorrebbe far partire i due ragazzi, soprattutto per Milik, un calciatore che è stato impiegato poco perché a causa dell'infortunio. Potrebbe essere invece positivo andare a fare gli Europei anche per ritrovare fiducia e continuità, prima Gaetano e poi Gianluca? Ma se si guarda da questo punto di vista, certamente metterebbero minutaggio e continuità anche nella gara stessa, però ovviamente credo che le preoccupazioni del Napoli in questo momento siano sostanzialmente dal fatto che
ancora esiste questa incognita della data dell'inizio del prossimo campionato, e questi impegni probabilmente sarebbero vicini ad un eventuale preliminare. Ecco, questo potrebbe essere l'unica preoccupazione del Napoli. Però per quanto riguarda il discorso di minutaggio, ovviamente anche per Milik sarebbe importante poter giocare dopo un anno particolare come l'ha vissuto lui, lo stesso Zielinski, che comunque ha trovato spazio ma non ha avuto quella continuità che solitamente un giocatore delle sue qualità ha nel corso di un anno. Sono, credo, preoccupazioni legittime, però bisogna vedere innanzitutto qual è il punto di partenza del Napoli del prossimo anno, mi riferisco alla data. Gianluca? No, io qua mi rivolgo a Gaetano Fontana, giocatore. Io credo che al di là di quelli che sono, come ha detto lui giustamente, le preoccupazioni di Sarri, e fare il preliminare significa partire per il ritiro intorno al 5-6 luglio, 4 luglio, insomma si capirà, ci sarebbe poco spazio di vacanza. Però come si fa a negare a due giocatori giovani, uno per una motivazione, un altro per l'altro, come Milik e Zielinski? Poi c'è anche Lasicki, l'altro sì, giocatore del Napoli, voglio dire, come si fa a negare un europeo under 21? Cioè, voglio dire, è davvero, gli interessi del club ormai, comprendo, sono diventati assolutamente primari, principali, eccetera, ma è un'occasione troppo importante per loro, una vetrina troppo importante, un accrescimento anche di esperienza, di qualità. Insomma, per me sarà difficile che i due diranno di no. Poi non conosco i rapporti ovviamente tra le federazioni e l'aspetto anche fino in fondo regolamentare. Credo che se la Polonia comunque decide di convocarli, i due ragazzi ci vanno a piedi a fare gli europei under 21. Tecnicamente mi pare di aver letto che il Napoli potrebbe rifiutarsi soltanto in caso di convocazione come fuori quota alle Olimpiadi, che non è questo ovviamente il caso. Però per chiudere, parlando della questione dei portieri, il Napoli aveva messo gli occhi su Szczęsny, tra l'altro poi in seguito anche ha adocchiato altri giovani portieri, uno proprio della Roma come Skorupski, che sta facendo abbastanza bene ad Empoli, ma anche Cragno, che ha fatto un signor campionato col Benevento. Dovesse restare Reina, è probabile che si vada verso questo tipo di soluzione. Voi, partendo sempre da Gaetano, cosa fareste? Puntereste su un portiere, un altro primo portiere, oppure confermereste Reina, poi cercando di ingaggiare un giovane portiere per il futuro? Gaetano. Ma Reina ha un suo spessore all'interno dello spogliatoio, al di là di quelle che sono le caratteristiche da portiere, che sono fondamentali per questo tipo di Napoli, però ovviamente bisogna dare anche un occhio alla carta di credito. Per questo credo che se dovesse comunque continuare il rapporto così come dovrebbe tra Napoli e Reina, almeno per un anno, affiancherei un portiere con delle caratteristiche similari, per cui che potrebbe aiutarlo anche nella fase di crescita. Diversamente andrei su un portiere già formato, ce ne sono diversi, i nomi che hai fatto tu sono sicuramente nomi importanti, così come altri portieri che sono anche presenti nel campionato italiano e che hanno le caratteristiche specifiche per il gioco di Sarri. Dipende soprattutto dalla figura e dalla posizione di Reina, e poi ovviamente si può fare qualsiasi tipo di discorso. Gianluca? No, se Reina resta gioca. Se Reina resta, c'è ancora un anno di contratto, proverà a rinnovarlo ancora, ma se Reina resta, se punti sul giovane, si parla dei famosi Meret, eccetera, anche questi devono giocare, se no non crescono mai, non possono venire a fare panchina Reina. E quindi secondo me la soluzione migliore, ribadisco, se Napoli punta, ovviamente punterà sicuramente ancora su Reina, è di trovare un portiere di grande affidabilità, di grande esperienza, che tra virgolette accetti di potersela giocare o comunque di partire un passo indietro a Reina. Bene, allora io saluterei Gaetano Fontana, lo ringrazio come al solito di essere stato con noi e ci risentiamo alla prossima. Grazie Gaetano di essere stato con noi. Grazie a voi, buona domenica. Saluto a tutti, ciao. Lascio invece ancora aperto il microfono con Gianluca, perché con Gianluca possiamo fare anche il quadro finale della Serie B. Lui non l'ha detto ieri, quando l'ho sentito pensavo che fosse ammalato, magari non ti senti bene. Dice no, ho fatto un tour de force, praticamente gli hanno fatto fare tre partite in quanti giorni, Gianluca? No, le ultime tre dell'Avellino, compreso il derby, ma insomma il campionato di B non ti lascia mai spazio tra virgolette a riposo. La sua bellezza è anche dettata dalla sua grande intensità, quindi voglio dire
è normale, l'ultima partita, certo, ha richiesto uno sforzo vocale con senti, per l'Avellino, per la salvezza, insomma. Ecco, appunto, facciamo un attimo un quadro con te delle campane in questa Serie B. No, Benevento su tutti, certo, playoff da matricola, stagione spettacolare, solo col punto di penalizzazione il Benevento prende la leadership sotto questo aspetto, e poi insieme vanno Avellino e Salernitana, perché l'Avellino è partito malissimo, stava veramente crollando, l'avvento dell'esperienza di Novellino, anche i punti di penalizzazione, insomma, poi alla fine è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. La Salernitana potenzialmente avrebbe potuto fare qualche cosa in più, è arrivato troppo tardi Bollini, ma da quando è arrivato poi Bollini hanno fatto tanti punti, e diciamo che l'Avellino e la Salernitana con una salvezza, l'Avellino l'ultima giornata, una giornata tranquilla, possono cominciare a pensare anche al prossimo anno di fare qualche passo in più. E Benevento stamattina giustamente leggevo è mina vagante, cioè Benevento ha la possibilità di essere la sorpresa dei playoff, tecnicamente probabilmente c'è qualche formazione più quotata, però non dormono, sono i tranquilli che incontrerà il Benevento. Ma il Benevento, tra l'altro, aveva cominciato alla grande la stagione, quindi insomma potrebbe effettivamente il secondo posto, poi ha avuto un crollo nella parte finale, tanti infortuni, e poi nella fine ha avuto un guizzo con questo Ceravolo che ha segnato 1200 gol, è stato veramente ecco, appunto, potrebbe proprio in questi playoff, potrebbe così ritrovare quello che ha perso nel corso della stagione e metterci tutto quello che si può per cercare di fare il grande salto. Ma il playoff è una lotteria. Il playoff è una lotteria. Ricordo 2 anni fa che l'Avellino, per una traversa di Castaldo nei supplementari, non va in Serie A. Cioè, vuol dire, Castaldo prende traversa a Bologna, sì, sarebbe stato un successo clamoroso quello dell'Avellino. E quindi il playoff vale la condizione fisica, la condizione psicologica, come stai messo, gli infortunati, gli squalificati. Insomma, è una lotteria, può accadere davvero di tutto. Bene Gianluca, la penale è stata pagata, non c'è più debito, ti ringraziamo come al solito di essere stato con noi, ti auguriamo un buon fine settimana. Ciao Gianluca, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Grazie ancora Gianluca Vigliotti. E allora, hai qualche notizia? Siccome si è parlato molto di questa clausola rescissoria che dovrebbe essere posta sul contratto, con ogni probabilità sul contratto di Mertens, secondo, per la verità, molti hanno trovato le analogie tra questa situazione e quella di Lavezzi, che poi partì con destinazione Paris Saint-Germain, che pagò la clausola. La clausola che dovrebbe valere soltanto per l'estero, per evitare un caso Higuain 2. Secondo alcuni, il Napoli, e questa è una interpretazione, pone in essere questo tipo di clausole perché il club azzurro teme che molti calciatori possano utilizzare la clausola dell'articolo 17, che ricordiamolo consente ai calciatori di liberarsi, sì, calciatori con età superiore ai 28 anni dopo 2 anni di contratto, che è una possibile insomma ipotesi, non so quanto veritiera, ma che è certamente intrigante, su cui bisognerebbe forse... Ma io, detta tra di noi, io credo che questi calciatori, ecco, proprio facendo proprio l'esempio di Mertens, resterà quest'anno proprio perché con Sarri si vuole cercare di vincere qualcosa l'anno prossimo. Dopodiché credo che sicuramente Mertens e forse anche qualche altro calciatore lascerà il Napoli per andarsi a fare l'ultimo contratto, quello importante, l'ultimo della carriera, forse da qualche altra parte. Ma certo, questa è un'ipotesi plausibile, per la verità. È anche vero che nel calcio poi è tutto così, si viaggia alla velocità della luce, umori, risultati, sì, aspettative, viaggiano, insomma, cambiano all'ordine, ma nemmeno neanche del giorno, spesso insomma delle mezze giornate, per cui è difficile fare delle valutazioni così a lunga gittata. Nel calcio un anno è equivale insomma a 10 anni insomma di qualsiasi altra attività lavorativa. Detto questo, però, è vero quello che tu dici, la sensazione un po' di tutti è che ci sia la volontà di questo gruppo di fare un patto di ferro, come hanno scritto in tanti, per cercare di puntare allo scudetto. Il fatto che ci sia questa consapevolezza così radicata nell'ambiente, nel gruppo azzurro, è certamente un elemento di... che fa ben sperare, perché io francamente penso che la Juventus, se dovesse centrare il triplete, avrà sicuramente la possibilità
di poter fare maggiori investimenti, ed è certamente anche questo un aspetto di cui bisogna prendere considerazione. Allora, stiamo cercando di metterci in contatto con il nostro prossimo ospite, nel frattempo vediamo se abbiamo qualche notizia, qualche ultimissima notizia, se ci sono novità sulle formazioni, ma non credo. L'unico problema nel Napoli è quello di Allan, che ha avuto un affaticamento muscolare, non credo che lo voglia rischiare Sarri, visto insomma che siamo al termine della stagione con un infortunio più grave, quindi affaticamento muscolare, molto probabilmente giocherà Zielinski al posto di Allan. L'ospite ci rifiuta la chiamata. Aveva un corso in essere stamattina, però sono allora se tu io te lo direi a questo punto, ecco, appunto siamo. Se la regia è pronta, no, la regia non sa nemmeno di che parliamo, perché lui giustamente quando noi comunichiamo le cose, lui pensa a mettere le, lasciamo, ecco appunto, sì, vabbè, pensavi a mangiare ieri sera, quella è la verità. E allora ha capito, però ha capito a volo, certo che ha capito. Questa non perde insomma l'intuito, fortunatamente. Allora, io vi leggo nel frattempo, sempre che questo computer me lo fa fare, la classifica della Serie A dopo 36 giornate. Abbiamo la Juventus in testa con 85 punti, la Roma 81, il Napoli a 80. La Lazio a 70, 66 per l'Atalanta, 60 per il Milan, 59 per la Fiorentina, 56 per l'Inter, Torino 50, Sampdoria 47, Udinese e Cagliari 44, Chievo 43 col Sassuolo, a 41 punti il Bologna, 33 il Genoa, 32 l'Empoli, 31 il Crotone, Palermo 23, Pescara 14. Ora ti vorrei dire, è assurdo vedere l'Inter in quella posizione, pensavano di poter arrivare addirittura in Champions, sono la bellezza di, non riesco mai, sono 24 punti indietro al Napoli, e questo. E poi c'è una cosa importante, questo Crotone che sta provando in tutti i modi ad arrivare alla salvezza, insomma è a un solo punto dall'Empoli e a due dal Genoa, insomma è una cosa incredibile, ha fatto veramente, sta facendo un finale di campionato veramente importante. La squadra di Nicola, non so se è pronto, ma non credo ancora. No, sì, la cartella è questa, però sì, l'ha capito. Però sì, ma io posso dire posso fare una considerazione su, siccome quello che ha detto ieri Ancelotti, poi ribadito anche da Sarri, Spalletti non perde mai occasione per ricordarlo, quest'idea secondo cui bisogna necessariamente vincere soltanto chi ha il fatturato più alto, che è sicuramente una grande verità, però io se fossi un presidente non vorrei che il mio allenatore lo ricordasse, perché altrimenti anche in maniera inconscia si danno delle motivazioni alla squadra che non spingono i propri calciatori ad andare un po' oltre. Io penso che l'esempio dell'Atalanta da questo punto di vista sia fondamentale, perché l'Atalanta certamente non ha il fatturato del Milan, dell'Inter, eppure mi pare stia facendo un campionato davvero strepitoso, per cui è vero che l'Atalanta non è la normalità, però è anche vero che bisogna in qualche modo spingersi oltre, e del resto Sarri lo ricorda sempre, giustamente, anche ad ogni conferenza stampa. Io per cui quando sento un allenatore parlare di fatturati, francamente un po' rabbrividisco, perché sul piano motivazionale non penso che sia insomma il modo migliore per spingere i propri tesserati, i propri calciatori ad andare un po' oltre. E allora dalla regia abbiamo preparato che cosa? Degli sì, spezzoni sì, della prima parte di quello che ha detto ieri Sarri, Sarri alla vigilia del match di Napoli Fiorentina. Ascoltiamo. È chiaro, dipende dagli avversari. Ci deve interessare relativamente, è una partita difficile anche mentalmente proprio per questo tipo d'aspetto, però noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada, e se questo basta meglio, se questo non basta vuol dire che abbiamo centrato obiettivi intermedi e che abbiamo gettato delle basi. La partita è difficile sotto tutti i punti di vista, una squadra, l'avversaria che ha qualità di palleggio è una delle poche che riesce a toglierci il possesso della palla per lunghi periodi di tempo nelle partite che facciamo contro, e giocano con un modulo che per noi è sempre stato problematico, quindi è una partita difficilissima. Noi in questo momento siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma vorremmo arrivare in fondo al campionato continuando come abbiamo fatto, perché lo riteniamo una base di inerzia e di convinzione per proseguire a fare bene. Sono contento, però in questo momento la mia testa pensa solo ed esclusivamente alla Fiorentina, e in questo momento questo per me è una notizia di contorno di cui sono soddisfatto, ma pensa assolutamente agli avversari.
tiriamo via la Roma da tutti i discorsi e pensiamo a noi. Il record di punti assoluto del Napoli in questi 90 anni è di 82 punti, noi siamo a 3 punti da questo, da battere questo record. Quello che ci deve interessare in questo momento è questo, quello che possiamo fare noi, quello che dobbiamo fare noi. Noi vogliamo tutti i record che Napoli può fare in questa stagione, se questo ci consentirà anche di recuperare un posto in classifica meglio, se questo non lo consentirà. Abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare e ci siamo presi delle grosse soddisfazioni. Stop. Allan è in dubbio sicuramente perché un affaticamento muscolare, ora siamo a 30 ore dalla partita, è chiaro, lo mette in dubbio. Non sembra sia una problematica molto grave, molto probabilmente non ci sarebbero rischi enormi neanche andare a rischiare, però questo lo valuteremo nell'allenamento di domattina. Vediamo se è il caso di andare a correre un rischio o se non è il caso di andare a correre un rischio. È chiaro, per noi Allan in certe partite è una soluzione straordinaria, è determinante come le stava nel primo tempo dell'ultima partita che abbiamo fatto, però abbiamo anche le alternative per poterne fare a meno. Ma io riesco a pensare solo step by step, in questo momento penso alla Fiorentina. Non riesco, avendo una partita da affrontare dopo pochi giorni, a pensare alla soddisfazione della precedente. Può darsi sì un difetto, però io lo considero anche un pregio. E tutto sommato spero che la mia squadra abbia lo stesso tipo di atteggiamento mentale che ho io, perché se no i rischi in questo momento di non fare un finale di stagione all'altezza della stagione fatta sono forti. È giusto quello che dice il nostro allenatore, pensare a vincere le due partite, quello che il Napoli può fare è fare il record di punti, poi quello che succederà non dipende certamente dal Napoli. Ma certo, indubbiamente così, però è anche vero, quello che ha detto ieri Sarri sul record inizialmente mi hanno un po' lasciato perplesso, perché io non sono tanto un uomo che ama questi record, ma preferisco mettere in bacheca i titoli, però capisco che dal punto di vista strettamente psicologico ha ragione Sarri, perché avere comunque un obiettivo a questo punto della stagione, cioè quello di poter raggiungere una serie di record nella storia che sono a suo giudizio sono importanti nella storia del Napoli, non è tanto per il record in se stesso, ma per avere un obiettivo e per tenere il timone dritto fino alla fine della stagione, perché è vero che la Roma tecnicamente è un punto al Napoli, però sappiamo tutti che a meno che non farà un Arachiri, che comunque è possibile contro il Chievo, è chiaramente a questo punto avvantaggiata, quindi può sul piano strettamente psicologico subentra una certa demotivazione quantomeno inconscia nella squadra, e Sarri per evitare questo ha giustamente posto in essere una serie di obiettivi fondamentali che intende raggiungere. E allora siamo in pubblicità, è arrivato il momento del nostro break, pubblicità, sponsor, non c'è Radio Giornale, qualche minuto e ritorniamo per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. Amore Azzurro, in collaborazione con Calcionapoli 1926.it. In onda il mercoledì alle 17 e il sabato alle 11, naturalmente su Radio Amore. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Pizzeria Un Giorno all'Improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Agriturismo La Vigna, Pozzuoli, Napoli. E per concludere il pranzo c'è bisogno di un buon dolce per deliziare i nostri ospiti. Allora vieni con me, conosco il posto giusto. Pasticceria Mignone. Trovi un vasto assortimento di pasticceria mignon tradizionale e tanti dolci innovativi. Pasticceria Mignone, per dolci classici napoletani, pastiere, babà, sfogliatelle e anche dolci di ricorrenza, quali panettoni e colombe. Mignone è anche cioccolateria artigianale e trovi oltre 50 diversi tipi di torrone. Pasticceria Mignone, Piazza Cavour 145, Napoli. Telefono 081 29 30 74. Pasticceria Mignon. Ops, Mignone. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo, a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem. M Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427, telefono 081 726 0478.
Abruzzo ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Margherita, 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 uffa, sono stanca della solita pizza. Allora, un giorno all'improvviso, la pizzeria dove potrai degustare, oltre alle classiche pizze, anche la nostra specialità, la pizza un giorno all'improvviso. Ed ancora i pignatielli con soffritto napoletano, con i succulenti fagioli alla messicana e con altre specialità della cucina classica napoletana. Un giorno all'improvviso, aperti a pranzo con menù fisso a 7 euro. Pizzeria un giorno all'improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Telefono 081 199 12 524 366 38 28 705. Consegna a domicilio gratuita. Chiuso il lunedì. Cerchi il posto ideale per trascorrere con la famiglia o con gli amici momenti sereni. Agriturismo La Vigna, un antico casale immerso nella natura dei Campi Flegrei, dove potrai degustare i piatti della cucina tradizionale campana e prodotti tipici locali. E la sera pizza cotta nel forno a legna. Agriturismo La Vigna, una cantina con ampia scelta di vini, tra cui la Falanghina e il Piedirosso dei Campi Flegrei, prodotti con uve DOC proprie. Agriturismo La Vigna, sala interna ed esterna, in via Montenuovo Licola Patria 120. Pozzuoli, Napoli. Telefono 081 524 65 42. Sala interna ed esterna. Area attrezzata per bambini. Ampio parcheggio. Chiuso il mercoledì. Anche per cerimonie. Lavignaagriturismo.com. Radio Amore. La colonna sonora della tua vita. Sono le ore 12 e 2 minuti. Allora, Presidente, il codice per entrare in rete è 10-8. Ma le linee non sono ancora pronte, quindi per adesso non c'è campo. Non c'è campo? E io come faccio a giocare? Entra in rete anche tu. Gioca al 10-8 online dal 15 maggio al 4 giugno e partecipa al concorso. Puoi vincere fino a 600 euro di bonus. Regolamento completo su 10-8.it. 10-8, questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Probabilità di vincita e regolamento di gioco su 10-8.it e agenzia dogani monopoli.gov.it. Noi sbanchiamo! E tu? Fino al 24 maggio da Euronics Gruppo Tufano. Sconti fino al 30% con l'operazione Sbanca Tutto! TV Samsung LED 40 pollici a sole 299 euro anziché 399 euro. iPhone 6 32 giga tuo a 399 euro invece di 499 euro. E in più paghi in 20 mesi a tasso zero. Tanfissa e TAEG 0%. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo, via Epomeo 261 Napoli. Telefono 081 766 2549. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo. Tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni. Campione, com'è andata ieri da Nico? Fantastico! Abbiamo giocato a indiani e cowboy. Siamo saltati da un dondolo in corsa. Ci siamo accampati in un gazebo e fatto segnali di fumo con il barbecue. Papà, lo voglio anch'io un posto così. Ma certo, viso pallido. Prendiamo i cavalli e corriamo da Progress. Con le soluzioni di Progress, arredi il tuo spazio all'aperto facendo felici grandi e piccini. Progress, l'evoluzione del fai da te. www.ilmondodiprogress.it.
Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Punto Zero Sposa ti aspetta nella sua unica sede, dove in una delle accoglienti sale prove potrai provare e trovare l'abito indimenticabile per il tuo giorno speciale. Da Punto Zero Sposa l'eleganza e la convenienza si sposano per offrirti l'abito giusto per il tuo giorno speciale, anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito e puoi acquistare il tuo abito da sposa a partire da 350 euro. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Punto Zero, punto e basta. Guarda le cose sotto un'altra luce e scopri una nuova forma di energia. L'energia per comunicare. L'energia come soluzione d'arredo. L'energia pulita, quella che rispetta l'ambiente. Vieni da Aprile S.P.A. Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte. Dalla minuteria del materiale elettrico fino alla vendita di fotovoltaici, gruppi di continuità, trasformatori di media tensione. Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione e un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza. Vai su www.aprilespa.it e scopri tutti i punti vendita. Aprile S.P.A. Energia e competenza. Una buona giornata comincia con un fragrante cornetto ed un ottimo caffè alla caffetteria pasticceria Pera, naturalmente. Ingredienti di prima scelta e mani sapienti ed esperte danno vita a una pasticceria di alta qualità. Caffetteria pasticceria Pera, dove trovi sempre torte di vari gusti e dove puoi ordinare la tua torta personalizzata. Caffetteria pasticceria Pera, via Epomeo 147-149, Soccavo, Napoli. Caffetteria pasticceria Pera, il tuo dolce momento quotidiano. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli, telefono 081 587 50 41. hotelsalus.net. Una serata tra amici mangiando bene e spendendo il giusto. Mirabilia 2 Village. Dal martedì alla domenica, tutti i giorni, tre diversi menù. Di terra a 10 euro a persona, di mare a 15 euro a persona e menù baby a 7 euro. Per tutti i menù, una bibita scelta in omaggio. Mirabilia 2 Village. Ogni sabato e domenica, karaoke e musica live. Con giochi, quiz e fantastici premi in palio. È gradita la prenotazione. Mirabilia 2 Village. Via Lenza Lunga 6, quarto Napoli. Telefono 081 806 3502, 327 140 47 23. Amore Azzurro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Pizzeria Un Giorno All'Improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Agriturismo La Vigna, Pozzuoli, Napoli. Conduce in studio Lello Delgro con Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. E allora, ma gli devi dire qualcosa? Sì, ma è un'informazione privata tra noi, siccome stiamo mettendo, come tu ben saprai, stiamo mettendo a punto un tour archeologico ma anche di trekking ultimamente, condito però da certe tappe non gastronomiche immancabili, e mi sono dimenticato di dirgli che il 3 giugno dovesse venire, insomma ne parleremo dopo, visto che scrivi poi se tu vuoi aggiungere anche tu.
non se ne parla proprio. Andiamo sul Monte San Costanzo a appunto, vedere il sentiero adatto. Di Minerva. Beh, bellissimo, è adatto per me, guarda, sono proprio quelle uscite proprio adatte a me. Io vabbè, l'unica uscita che posso fare è scendere di casa, entrare in macchina, arrivare in un ristorante, scendo dalla macchina, mi siedo, mangio e poi me ne torno, che questo è il massimo della mia uscita. E allora, ritorniamo a quello che è il nostro programma Amore Azzurro, di nuovo in studio, sì. Lello Delgro e Claudio Zelli con Daniele Romano. Abbiamo in regia già, con Gianluca Vigliotti anticipato quello che sarà il programma, sì, dei playoff di Serie B con il Benevento che affronterà martedì prima lo Spezia in casa e poi dovesse superare il turno dopo il match di ritorno affronterà il Perugia in semifinale. Ma ci sono in essere anche i playoff di Lega Pro, siamo agli ottavi di finale, è stata eliminata la Paganese ma vanno avanti gli ottavi, sono andate avanti Casertana e Juve Stabia. Gioca oggi stasera alle 20:30 al Mapei Stadium la Juve Stabia che farà visita alla Reggiana. E allora mi vedo la Juve Stabia questa sera. Mentre ci credo, sì. Mentre invece la Casertana giocherà domani al Pinto alle 18:30 contro l'Alessandria. Forza a tutte le squadre campane, forza tutte per tutte. Speriamo che tutte quante riescano a superare questi playoff e salire di categoria. Sicuramente, onestamente, io credo che il Benevento possa essere, come diceva Gianluca, La sorpresa di questo campionato. Sarebbe davvero un sogno vedere le streghe in Serie A. È difficile per la verità, ma nulla è impossibile perché in finale, salvo sorprese, penso che il Benevento potrebbe ritrovare il Frosinone, che è sicuramente una delle favorite per andare nella massima. A me il Benevento mi ricorda cose molto molto belle, positive. Mi ricorda dollaroni. I dollaroni del passato. Vabbè, io direi di andare a chiamare il nostro prossimo ospite. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli non perde di vista Szczęsny, l'attuale portiere della Roma che tornerà sicuramente all'Arsenal e che potrebbe poi approdare al Napoli, anche se io non sono così convinto che la Roma lo lasci partire con leggerezza. Potrebbe anche pensare di rivendere Alisson, che tra l'altro è sempre portiere nazionale brasiliana, perché Szczęsny è molto legato anche alla squadra, all'ambiente, addirittura è diventato un presentatore per l'emittente ufficiale della Roma. Però al di là di Szczęsny, il Napoli ha sicuramente in pugno, secondo il Corriere dello Sport, Cragno, portiere del Benevento di cui tu parlavi poc'anzi, che ha fatto una stagione strepitosa ma che è di proprietà del Cagliari e che il Napoli sta più che monitorando per il futuro. Bene, ringraziamo di essere con noi questa mattina Francesco Molaro. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Francesco. Buongiorno a voi. Sei in giro? Sempre in giro. Sì, sono in giro per diversi appuntamenti, tra cui Napoli senza mare. Insomma, mattinata di lavoro anche oggi. E parliamone subito, dove ci porti con le telecamere di Napoli senza mare? Guarda, oggi sarà una puntata legata a la chiesa di Santa Maria al Pendino, che è praticamente su Via Duomo, dove c'era il complesso di San Severo al Pendino, perché la chiesa poi è stata ricostruita, risistemata, è stato per un periodo, pensate, archivio di Stato, dove adesso invece esiste proprio il Palazzo dell'Archivio di Stato, che invece è stato trasferito in un altro luogo molto bello, che era che diciamo il convento di San Severino e Sossio, che è diventato l'Archivio di Stato. E in questa chiesa ci sono gli scolatoi, non vi aggiungo niente, ma c'è proprio un detto napoletano: quando vuoi augurare la morte a qualcuno, puzza scula. Puzza scula. Bravissimo. Beh, insomma, voglio dire. Senti, allora la partita non la vedi, quindi è inutile che parliamo del calcio. No. La partita bisognerà vederla, ma soprattutto per onorare quello che è il finale di campionato. Io sono un po' pessimista, scusatemi. Su cosa? Scuso con i telespettatori tifosi del Napoli che potrebbero credere, no, sai. No, sono un po' pessimista nel senso che il Napoli deve fare i suoi punti, provando a migliorare ancora record e contro record, sia stasera che poi la prossima settimana. Non so quando si giocherà, se la contemporaneità ce la daranno anche per almeno per l'ultima. Sembrerebbe di sì, oppure... sembrerebbe di sì. Ma sembrerebbe, hai detto la parola giusta. Oppure ci faranno giocare, che ne so, quando la Roma avrà conquistato il secondo posto. Insomma, quando loro l'avranno fatto, forse. Tu credi che stasera la Roma faccia? Sono molto polemico. Tu credi che la Roma, Francesco, stasera faccia bottino pieno? Ma ragazzi, io non voglio essere, ripeto, non voglio essere. No. Ma credo domanda. Che è finito tutto con la partita di domenica scorsa della Roma, insomma, con la Juve. Insomma. Per me è tutto finito là.
tutto finito là, non c'è stato, non c'è più appello, perché Napoli avrà due partite con squadre anche interessanti, nessuna ormai ha più da chiedere al campionato, ma credo neanche il Genoa, l'ultima con la Roma, perché il Genoa secondo me oggi allora, chiude. E allora scusami, sogniamo un attimino, facciamo i sogni come sì, fanno tutti i tifosi. Il Genoa è gemellato con il Napoli, va a Roma e no. Ci fa la perché noi l'abbiamo favorito. Guarda, qualche anno fa, se c'è mezza speranzella, mi auguro che Chievo faccia una bella partita, perché sì. Maran è una persona seria, perché ci sono giocatori tipo Pellissi e lo stesso Sardo, che poi non so quanto veramente ha detto questa cosa che porterà a cena se fa punti con la Roma, ma ripeto ragazzi, Napoli deve fare i suoi punti, ma sicuramente giocherà diciamo dopo la Roma, quindi già saprà il risultato, fondamentalmente sarà poco da aggiungere. Io mi auguro che Napoli faccia il suo dovere, ma perché è giusto così. Napoli deve fare il suo dovere. Francesco, io voglio condividere con te la riflessione di un nostro radioascoltatore che ci scrive attraverso la nostra diretta Facebook. Giustamente sottolinea come l'abitudine a vincere si costruisce affrontando match di un certo livello, ed il Napoli ad esempio uno di questo ne ha disputato sicuramente quest'anno, due per la verità, nel doppio confronto con il Real. In più dobbiamo anche appellarci a un possibile senso di appagamento della Juventus, soprattutto se dovesse raggiungere il cosiddetto triplete che tanto giustamente vorrebbero costruire centrare. Sei d'accordo con questo tipo di riflessione, unita al fatto che il Napoli ha un gioco più che consolidato ormai? Cioè l'anno prossimo può essere davvero l'anno buono per vincere finalmente? Allora io faccio una battuta che purtroppo è legata a un allenatore che abbiamo avuto noi nel Napoli, ed è Mondonico, ve lo ricordate? No? Certo. Penso. Ecco, Mondonico, quando quel Napoli purtroppo sfortunato, fece un'annata un po' particolare, che cosa diceva? La prossima è quella buona. E sono ormai anni che noi stiamo dicendo quello prossimo è l'anno buono. Io ad oggi sono molto polemico, molto pessimista, molto arrabbiato. Non ce ne eravamo accorti, No. Però ti dico la verità che quello che dice Claudio è assolutamente importante, cioè il Napoli finalmente ha un gruppo, finalmente ha un allenatore che imprime un gioco che forse abbiamo avuto meno nelle ultime annate, e quindi sono contento tra virgolette di quello che potrà succedere. Detto questo bisogna aspettare che poi si faccia il mercato e che si completi la squadra e che le altre squadre non si rinforzino ancora di più. Vedremo l'Inter, la Roma, vedremo la stessa Juve che farà. Ragazzi, la Juve ha già preso Betancourt, cioè non ce ne dimentichiamo. Quindi non è che insomma, sì, il triplete è possibile, io non voglio essere poco sportivo, non me lo auguro, però. Detto questo, mi auguro, ripeto, che il Napoli con questo gruppo, come dice Claudio, possa fare veramente qualcosa di positivo. Io invece il triplete lo auguro alla Juve per un solo motivo, perché dopo aver vinto tutto c'è proprio una sorta di appagamento, e onestamente però, l'anno prossimo non potranno essere cannibali come sono stati per questi 6 anni. Questo è vero, però dimmi tu, la Juve è una società che permette di non essere, come dire, tra virgolette, cannibali? No, però voglio dire, non è che possono vincere in eterno, voglio dire, dovrà arrivare qualcuno che li ferma. E la continuità del Napoli, la continuità del può essere sicuramente. Però tu hai detto qualcosa, bisogna vedere il mercato. Allora, se del mercato delle altre può fregarcene meno di niente, parliamo del mercato del Napoli. Una squadra così come quella del Napoli, che gioca così come gioca il Napoli, come si può far aumentare il tasso tecnico? Come è possibile farla migliorare? Ecco. Ma ti posso dire che questa è una bellissima domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti, forse, perché tutti dicono, beh, ma come si migliora questa squadra? Come si migliora questo Napoli? Come si migliora? Poi ti do la mia risposta. Il problema, la mia risposta è che bisogna andare a inserire, purtroppo, tra virgolette, non è un purtroppo positivo in questo caso, nei titolari bisogna inserire
due, se non tre, giocatori di primissimo livello. Allora, non è chiaro che noi diciamo, ma come, abbiamo Jorginho per dire a centrocampo, abbiamo Diawara, abbiamo Zielinski, abbiamo Rog, abbiamo Marek. Sì, però diciamo che forse è l'unico reparto dove veramente non toccherei niente questo. Ma allo stesso tempo io dico che per esempio in difesa non me ne voglia un giocatore come Albiol, che ha un'esperienza eccezionale, ma se tu affianchi a Koulibaly un grandissimo difensore, e se l'anno prossimo al posto di Allan, e ripeto non me ne voglia Allan, insieme a uno dei due centrali con Amsic metti un nome, faccio un nome, non è finto, diciamo uno come Toni Kroos, ma è così ragazzi si migliora questa squadra. La Juve cosa ha fatto? Ditemi voi, la Juve cosa ha fatto? La Juve è andata a prendere Higuain per a migliorare il suo attacco, aveva perso Morata, ha preso Higuain. A centrocampo non gli ha reso come voleva, ma è andato a prendere il signor Pjanic, e cioè è andato a prendere due titolari. Il Napoli si migliora con i titolari. Allora questa squadra, se vogliamo rimanere così, perché il gruppo è buono, e allora va bene ragazzi, l'anno prossimo significa che però si parte con Mertens, perché questa poi è la realtà dei fatti. Si parte con Mertens titolare da centrale dell'attacco, si parte con Ghoulam perché lo stai confermando ed è una buona idea, e lo fai con Isai dall'altro lato, quindi non fai nulla, vai a solo a puntellare le riserve. Quindi ok, un laterale che possa servire destra-sinistra, per esempio, oppure ne prendi due, prendi un portiere alla Perin che può stare bene ancora dietro Reina e poi si spera che cresca, vai a prendere finalmente, perché è quello che bisogna fare, un vice Caglion, perché bisogna prendere non Giaccherini di turno, non me ne voglia Giaccherini. Stai dicendo esattamente quello che succederà, ragazzi, succederà questo. È questo succede, allora però poi non mi venite a dire la Juve ha preso Betancourt e la Roma prenderà Tizio e Sempronio e l'Inter prende Pepe e Di Maria, perché poi lì saremo sempre al discorso che qualcuno, pur noi giocando bene, sarà più forte di noi. Francesco, tornando sull'attualità, stasera il Napoli affronterà una Fiorentina che per ammissione dello stesso Sarri è sempre stato un avversario piuttosto ostico. Vero. Per il Napoli, tra l'altro. Vero. Il Napoli quest'anno ha già affrontato la Fiorentina al San Paolo in Coppa Italia, erano i quarti, vinse il Napoli ma soltanto per 1-0 con un'incornata di Caeon, Insigne fu tra i migliori in campo, allora come oggi non c'era Borcavalero che Paolo Sosa lasciò fuori in quel caso e questa volta è squalificato, tra Iola non ci saranno neanche Astori e molto probabilmente Sanchez, ma non sarà a mio avviso una partita facilissima come giustamente ha detto Sarri. No, ma infatti ragazzi, la Fiorentina è una squadra che ci ha fatto sempre un po' soffrire, diceva il fatto Sarri giustamente del possesso palla, no? Cioè, quella squadra che fa tanto possesso palla, con la Fiorentina ne ha fatta un po' di meno, e loro non ti lasciano giocare, ti aggrediscono, anche loro fanno un buon giro palla, quindi insomma questi sono i motivi, ma è chiaro, per fortuna aggiungo io, zero motivazioni o almeno pochissime motivazioni, perché sto settimo posto insomma non lo vuole nessuno, e poi insomma qualche assenza anche in difesa, la mancanza di Astori, leggevo, vabbè, oltre a Borcavalero, leggevo che ci potrebbe essere ancora qualche problemino, e quindi insomma è una Fiorentina rimaneggiata. Non mi aspetto nulla di particolarmente, come dire, facile, però è chiaro che Napoli queste partite poi le deve vincere, no? Senti, io invece, ritornando un attimo anche a quello che è stata la domanda precedente alla tua risposta, io credo che la continuità con la stessa squadra, giocando in questa maniera e soprattutto giocando divertendosi, perché i calciatori del Napoli si divertono a giocare, io credo che questa sarà la carta vincente l'anno prossimo. No, ma giocando bene, continuando a giocare come sappiamo, faremo sicuramente divertire il pubblico, continueremo a fare bel gioco, belle partite. Io sono, ripeto, non ho problemi a dire che il Napoli è bello e deve rimanere bello. La mia unica paura è che questo Napoli bello
poi sia sempre superato da qualche squadra più cinica. A Napoli si dice è bella e non a balla. No, ma devi sapere, per chiudere, che il buon Francesco Molaro è anche il tecnico della rappresentativa della squadra dell'Ordine dei Giornalisti ed è abbastanza un allenatore abbastanza pragmatico, alla Capello. Molto pragmatico. Allora quindi, ecco perché non ama soltanto il bel gioco. Purtroppo, sai qual è il fatto? Ecco, veramente stiamo scherzando, perché veramente giochiamo in un attimo, insomma, di un sabato mattina dove ci divertiamo a parlare con grande attenzione con voi, ma anche, diciamo, in maniera spensierata. Assolutamente. No? Dire. Ragazzi, allora, cioè, se i miei ragazzi della squadra di giornalisti, che sono anche giovani, ma non sono abituati a giocare, perché purtroppo noi abbiamo una vita frenetica, poco allenamento, è difficile allenarsi, sai, tutte quelle cose lì. E allora tu devi tirare il meglio, no? E che cosa fai? Provi a prendere il risultato, non puoi battere i mostri. I mostri non li puoi battere. Noi abbiamo delle squadre che, vi giuro, giochiamo contro, che ne so, gli ingegneri, gli architetti, i medici, e sono squadre dove trovi gente che casomai la sera piglia, si va a allenare perché dopo aver finito il lavoro sta tranquillo. Noi come siamo noi, no? Viviamo il nostro lavoro 360 giorni all'anno con praticamente senza fermarci mai. Detto questo, non sei allenato, no? Non sei pronto per giocare la partita. Quindi io vi dico, ragazzi, prima cosa non prendiamole, poi andiamo avanti. Una filosofia un po' fascettiana, però insomma c'è sta tutta. effettivamente. è un grande. Ma devi sapere che tra poco farò il suo, o meglio, già avrei dovuto farlo per la verità, ma sarò il suo secondo e lo porterò su una matrice più zemaniana. Oddio, e allora bene, proviamo. Addio, mi dispiace per voi, farete proprio sconfitte su sconfitte se arriva Zelli come allenatore, ve lo dico. Seconda, mai toccare, insomma, la guida tecnica del Molaro. Ho capito. Ma che non giochi invece, no, di parlare? Non sono un grande. Non è attuale. Non c'è neanche lui, no, però Zelli boh, adesso potrebbe giocare. Insomma, mo sono una gazzella. Fisica smagliante. Assolutamente sì. E allora, Francesco, non so se Claudio ha ancora qualche domanda prima di salutarti. Sì, no, più che domanda, diamo l'agenda di Club Napoli All News. Ma come al solito, oggi saremo in diretta un'ora prima del match, poi dopo la partita per almeno un'altra oretta, e poi, come di consueto, tutti i giorni, lunedì, venerdì, dalle 15.30 alle 18.45, insomma. Saremo ancora in qualche settimana, poi ci fermeremo prima del ritiro di Di Maro, ma siamo, come dire, già carichi per la prossima stagione. No, noi ci fermiamo sabato prossimo. Abbiamo dato. No, io già sono fate proiettato. Abbiamo dato. Fate bene. Abbiamo dato. E allora, come dire, come al solito, in bocca al lupo per il prossimo anno. Ci vedremo a Di Maro. Ecco, appunto, faremo anche noi l'ultima settimana faremo di Di Maro. Insomma, Manforte di Canederli. Vabbè. Va bene, ok. Grazie Francesco di essere stato con noi. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Francesco Molaro. E allora io direi, prima di passare al prossimo ospite, di passare ancora un pezzo, uno per ora, e poi vediamo se abbiamo tempo, della conferenza stampa di Sarri. Vai. La valutazione sulla Fiorentina è logica e è confermata da numeri, no? Abbiamo un possesso palla medio sopra il 62%, nelle partite con la Fiorentina abbiamo un possesso palla medio del 52-53%, quindi vuol dire che è una squadra che riesce a toglierci minuti e minuti di predominio sulla partita e di possesso della palla, e questa a noi è una cosa che disturba un attimo, perché non siamo abituati a questo tipo di situazioni. Infatti le partite con la Fiorentina per noi sono sempre state partite difficili, problematiche e col risultato sempre in bilico, e in più la Fiorentina ha giocatori di grande qualità tecnica, perché Bernardeschi è un giocatore fra i più forti fra i giovani italiani. Ilicic dal punto di vista tecnico è un grande giocatore, Saponara dal punto di vista tecnico è un grande giocatore, Kalinic è un ottimo giocatore, quindi è una squadra che ha, oltre a questa organizzazione tattica a noi dà fastidio, c'è anche delle qualità enormi. Non a caso nella scorsa stagione sta a lungo anche prima in classifica, e in questa stagione penso che abbiano le possibilità di poter fare anche di più. Poi non so esattamente i motivi per cui non l'hanno fatto, ma è, secondo me, una squadra forte, una squadra che piace.
Quelle sono considerazioni personali. Il Napoli gioca un calcio piacevole da vedere, però poi alla fine l'obiettivo di tutti è quello di vincere le partite, quindi noi bisogna saper unire le qualità di palleggio che spesso mostriamo al risultato. Ultimamente ci stiamo riuscendo con grande continuità. Bisogna credere fortemente in una filosofia, perché il nostro è un paese pieno di luoghi comuni, in cui uno dei quali è quello è per giocare e per vincere bisogna giocare un certo tipo di calcio e bisogna giocare male, ma questa non penso sia vero. Nella storia del calcio si è visto vincere le filosofie più diverse, quindi al di là di vincere o meno bisogna, e la nostra filosofia di gioco poi alla fine sia in grado di tirarci fuori le nostre potenzialità al 100%. Se poi queste non corrispondono al primo, al secondo, al terzo posto, pazienza, però perlomeno abbiamo tirato fuori il nostro 100%. E io sono della ferma convinzione che questa squadra il proprio 100% lo tira fuori in questo modo di giocare. Mi sembra evidente anche che chi ha più soldi possa comprare la macchina più lussuosa, cioè, è normale, per fortuna non è matematico, perché poi ogni tanto scappano delle storie e sfuggono a questa logica, a questa dinamica. Chiaramente sono tutte storie che si ricordano, e si ricordano proprio perché sono rare, però abbiamo la fortuna che non è matematica, ma è una considerazione talmente banale che penso che si possa fare tutti con assoluta tranquillità. È chiaro che fattura 1 miliardo può comprare giocatori da 100 milioni, e fattura 200 milioni deve comprare giocatori da 30 milioni, quindi la probabilità che quello da 100 milioni sia superiore a quello di 30 esiste. Poi a volte succede fortunatamente il contrario, però mi sembra una valutazione matematica abbastanza ovvia. E a proposito di fatturato, il Napoli per la prima volta quest'anno raggiunge i 300 milioni di fatturato, mentre invece la Juve, insomma, è andata ben oltre. Intanto a tutti pazzi per Sarri, come ricorda anche il Corriere del Fiorentino, pare che Della Valle abbia telefonato a De Laurentiis, sì, per chiedere di liberare l'attuale allenatore del Napoli, che dall'anno prossimo ha una clausola di 8 milioni di euro. Il club che vorrà ingaggiare Sarri, a meno che non dovesse rinnovare ancora con il Napoli, potrà, pagando questa clausola, ingaggiare l'attuale tecnico del Napoli. Tra l'altro, secondo il quotidiano in Roma, è possibile che De Laurentiis nel post partita di Napoli-Fiorentina possa annunciare il rinnovo di Mertens, o mal che vada a rimandare questo annuncio di 8 giorni al termine dell'ultima partita di campionato che vedrà il Napoli di scena a Genova contro la Samp. Io un'idea ce l'ho, nel senso che, come ho detto prima, secondo me, così come stanno tutti i calciatori, così come la squadra compatta, così sarà riproposta per l'anno prossimo e si giocherà per vincere. Non dovesse, o comunque sì o no, io penso che comunque l'anno prossimo terminerà questo ciclo, perché così è stato detto a chiare lettere anche da Sarri. E onestamente vorrei anche capire, secondo te, se domani Sarri dovesse lasciare il Napoli, dopo aver visto una squadra giocare in questo modo con un allenatore come lui, mi spieghi chi potrebbe sostituire Sarri e chi potrebbe farti divertire allo stesso modo? Ma io penso che, qualora Sarri, speriamo il più lontano possibile, dovesse lasciare Napoli, io andrei verso un allenatore diametralmente opposto, perché cercare poi di trovare un allenatore che abbia le stesse caratteristiche di Sarri, no, a parte è impossibile. Poi sarebbe anche, insomma, voler ripercorrere un percorso che, ma penso a quel punto sarà già finito, speriamo con una diversa serie di trofei in bacheca, come del resto ha ricordato a Sarri lo stesso De Laurentiis. Ad esempio, la Roma, dopo che prese Zeman, che praticamente faceva un calcio scintillante, ma non certamente come quello di Sarri, almeno anche sul piano dei risultati, Sarri mi pare già sia un passo, più di un passo avanti, prese Capello poi per vincere. Quindi io a quel punto penso che il Napoli, avendo proseguito ancora la crescita anche sul piano economico-finanziario, dopo Sarri possa arrivare un allenatore di questo tipo, cioè uno alla Ancelotti, alla Mourinho. Altrimenti io, francamente, io se non devo vincere, o se devo tentare di vincere ma non sono, come dire, obbligato a farlo, mi tengo tutta la vita uno come Sarri. Penso che sia questa la logica che seguirà anche De Laurentiis. A proposito di De Laurentiis, secondo la rivista specializzata 442, il padrone del Napoli è il 66esimo uomo più influente nel mondo del calcio, avanti addirittura a Diego Armando Maradona.
Ma dai, più vabbè, influenza. Penso che intenda... Ma se Maradona sta all'interno della FIFA, insomma, mai non so. Non lo so. No, vabbè, hanno fatto queste valutazioni. Penso infatti. Vabbè. Salutiamo il nostro appuntamento di ogni sabato mattina con Calcio Napoli 1926 e con il suo redattore Giovanni Bello. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. E allora Giovanni, parliamo un attimo di questa Fiorentina che viene a Napoli con qualche mancanza importante, qualche assenza importante. Vedi Astori, vedi Borca Valero, vedi anche Sanchez. Insomma, è una Fiorentina che oltretutto non ha nulla da chiedere più a questo campionato, perché per ciò che riguarda il sesto posto vedo sicuramente favorito il Milan. Che partita sarà quella di stasera, considerando però sempre che la Fiorentina ci ha sempre dato fastidio, soprattutto nel palleggio, soprattutto nel possesso palla, come ha detto anche Sarri ieri? Ecco, infatti è proprio questo il punto. La Fiorentina è sicuramente una di quelle squadre che per caratteristiche può mettere in difficoltà il Napoli, però al tempo stesso dobbiamo anche dire una cosa secondo me importante, cioè che pur avendo le due squadre caratteristiche e filosofie molto simili, è chiaro che se il Napoli fa la partita così come deve farla, può sicuramente superare la Fiorentina per quelle che sono appunto i fondamentali del palleggio, i fondamentali del gioco, palla a terra. Insomma, il Napoli è vero che nelle ultime partite sta facendo fuoco e fiamme ovunque, sia in casa che fuori casa, quindi non dovrebbe destare alcun tipo di perplessità, però nel corso della stagione ha sempre sofferto di più quelle squadre che si arroccavano in difesa, che non lasciavano alcun tipo di spazio né sulle corsie esterne né per le vie centrali, mentre invece la Fiorentina è una squadra che abitualmente gioca tanto la palla, però subisce anche tanto. È chiaro che ci sono dei giocatori molto pericolosi che comunque scenderanno in campo. Io penso a Kalinic, che resta un attaccante formidabile, infatti credo che questo possa essere il suo ultimo anno in viola. Sicuramente Vesino può essere un altro giocatore che può destare preoccupazioni, come lo stesso Bernardeschi. Tutti i giocatori che probabilmente potrebbero essere anche appetibili in chiave mercato. Restano giocatori importanti che possono far male a questo Napoli. La mia unica preoccupazione in riferimento a questa partita, al di là di quelle che sono le questioni tecniche, come abbiamo poc'anzi espresso, è di natura mentale, cioè non vorrei che il controsorpasso della Roma, che ha vinto inopinatamente contro la Juventus, possa aver decretato già dall'ultima gara di campionato le sorti della stagione, cioè delineato quella che è la griglia finale tra Scudetto e squadre che partecipano alla Champions League, e quindi magari il Napoli possa in qualche modo staccare la spina implicitamente, cioè pensare che la Roma contro Chievo e Genoa andrà a prendere facilmente 3 punti, così come anch'io credo possa verificarsi, e quindi penso che questa è l'unica preoccupazione, cioè quella di una questione puramente psicologica, cioè di approccio. Giovanni, io più che altro volevo chiederti qualcosa in merito alla convocazione per l'Europeo Under 21 di Milik e Zieliński, che la federazione polacca con il presidente Boniek ieri ha reso definitiva e pubblica. Pare che il Napoli non sia contentissimo di questa soluzione, anche perché per la prima volta Sarri a Di Maro quest'anno potrebbe avere l'intera rosa a disposizione, non essendoci impegni internazionali, fatta eccezione per le amichevole di fine campionato che coinvolgeranno tante nazionali, tra cui ovviamente anche la nostra, l'Italia. Io però non sono dello stesso avviso, nel senso che per uno come Milik in particolar modo, secondo me ritornare a giocare con una certa continuità potrebbe essere addirittura produttivo in vista della prossima stagione. Non so se tu sei d'accordo. Ma guarda, infatti è proprio questo il punto, cioè io a quanto ne so la società non si può opporre a questo tipo di convocazione. Non può, al regolamento alla mano, scusa se ti interrompo, a meno che non si tratti di convocazione per i fuori quota nel caso delle Olimpiadi, almeno a me questo risulta. Sì, infatti non è questo il caso, quindi secondo me cercare a tutti i costi un braccio di ferro con la federazione polacca rischia questa situazione, cioè che la Polonia possa effettivamente convocarli tutti e due. Io direi di cercare una sorta di dialogo con Boniek e con l'intera federazione polacca affinché magari Zieliński possa restare a casa e Milik invece possa essere convocato, perché come tu stavi dicendo poc'anzi, Milik ha bisogno di giocare,
un giocatore che probabilmente anche dal punto di vista mentale sta subendo qualcosa, perché ricordo che durante tutta la fase della riabilitazione lui diceva: Mertens adesso deve tornare al posto suo, ma adesso Mertens chi lo va a scalzare dal centro dell'attacco, visto che comunque sta avendo questo tipo di rendimento? È un giocatore che deve acquisire fiducia, minuti, e quindi questo tipo di esperienza non può che essere positiva per lui. Quindi quello che è il mio pensiero molto semplice è che il Napoli deve cercare di imbastire un dialogo con la federazione e cercare di avviare anche una sorta di mediazione, perché la stessa convocazione di Milik non potrebbe che essere un fattore positivo sia per lui, sia per la Polonia, che per il Napoli stesso. È un déjà vu il rinnovo di Mertens, mi spiego meglio. È possibile che sia soltanto una cessione rimandata, un po' come successe per Lavez, del resto, che poi fece un accordo, un patto di ferro con De Laurentiis e poi andò via l'estate dopo, essendo ceduto all'estero, per una cifra tutto sommato analoga a quella che presenta nella clausola di Mertens. Guarda, penso proprio di sì, però ritengo anche che la risposta debba essere un attimo più di ampio respiro, nel senso che ho l'impressione, sia a giudicare dalle parole di Sarri, sia a giudicare da quelle che sono le sensazioni del gruppo, o anche sensazioni mie a pelle, che il gruppo stesso abbia questa netta convinzione che l'anno prossimo possa essere quello giusto per lo scudetto. Quindi Mertens probabilmente si vuole giocare il tutto per tutto, perché è chiaro che ci sono delle offerte importanti che vengono dalla Cina, e che comunque, a quanto ne sappiamo, anche la stessa Cina può essere un pallino per il giocatore, perché andrebbe a guadagnare cifre spropositate rispetto a quelle che gli può offrire il Napoli o anche qualsiasi altro club europeo. Però il discorso, come ti ho detto, potrebbe essere di più ampio respiro, perché ho questa netta sensazione che l'intero gruppo sia consapevole delle proprie virtù e dei propri limiti, e che l'anno prossimo possa partire in qualche modo a razzo per riuscire effettivamente a raggiungere questo agognato traguardo. Perché se guardiamo il girone di ritorno, il Napoli è primo, non dico per distacco, ma quasi. Ma al di là di tutto va a vincere in scioltezza su ogni campo. Non ha alcun tipo di problema né in casa né fuori casa, almeno a giudicare dagli ultimi mesi, e quindi ho questa netta sensazione che il rinnovo di Mertens sia veicolato proprio da questo sogno, e su questa falsa riga si possa imbastire anche il rinnovo di Gulam, che per la fase offensiva del Napoli è imprescindibile, un po' meno su quella difensiva, perché nessuno mi toglie dalla testa che quando Gulam ha perso il posto in virtù in luogo di Strinic, è successo proprio in virtù di quell'errore, per me pantagruelico, che c'è stato durante la partita contro la Juventus. Mi riferisco al ritorno di Coppa Italia, perché il secondo gol di Higuain, Gulam lì, non so se siete d'accordo, stava andando, non so se a raccogliere fragoline nel bosco o a caccia di farfalle, però praticamente è stato, come dire, largamente colpevole all'interno di questa circostanza, sì, di fatto. Quindi lì ha perso il posto perché in fase difensiva ha fatto un errore grave, perché il Napoli poteva vincere lo scudetto, e sappiamo che il tarlo della vittoria è un tarlo importante nel Napoli di Sarri. È tutto ciò che manca a questa squadra, che francamente sembra perfetta ed è certamente la più bella d'Europa. Ritornando al discorso di Milik, tu dicevi mandarlo a giocare con la Polonia e lasciare Zielinski qua, che è una soluzione che francamente pure io condivido. Sì, no, ma io non voglio parlare di questo, io sono di questa convinzione. Milik purtroppo anche l'anno prossimo siederà per lo più in panchina, perché sono convinto del fatto che Sarri, quando ha parlato di progetto e quando ha parlato di Mertens imprescindibile da questo progetto, ha voluto significare, secondo me, che l'anno prossimo si giocherà il tutto per tutto con questo tipo di modulo, con Mertens centravanti e non con Milik. A Milik saranno dati degli spazi sicuramente maggiori rispetto a questo campionato, dovuto anche all'infortunio, ma sicuramente si ripartirà da questo. Tu sei d'accordo o no? Allora, sono d'accordo sul fatto che Mertens si trova al centro di questo progetto tecnico, questo è fuori discussione. D'altra parte, non credo però che Milik possa in qualche modo avere il ruolo di comprimario all'interno del Napoli del futuro, per tante ragioni. Punto primo, il Napoli ha fatto un investimento importante per comprare questo ragazzo che è stato chiamato a prendere il posto di Higuain. In secondo luogo, parliamo di un giocatore che numeri alla mano, secondo diciamo i rapporti
che ci pervengono, ha fatto anche meglio di Ibrahimovic all'Ajax, per esempio. Cioè, il suo percorso di crescita, anche se è stato arrestato da questo brutto infortunio, lasciava presagire di uno sviluppo di giocatore di grandissimo livello. E quindi il Napoli deve tener conto di questo aspetto. Ma sicuramente, scusami se ti interrompo, sicuramente il Napoli ne terrà conto. Però, ecco, da questo punto di vista, tra virgolette, per lui è stato un anno sfortunato, non solo per il suo infortunio, ma soprattutto per l'esplosione di Mertens in un ruolo che nessuno avrebbe immaginato. Per cui ecco il motivo per cui ti dico, secondo me, Sarri ha messo Mertens al centro di questo progetto e l'anno prossimo riproporrà lo stesso tipo di formazione con Mertens al centro dell'attacco. E Milik avrà purtroppo dei ritagli di tempo, sicuramente Milik avrà il suo spazio nel momento in cui il progetto sarà terminato e sicuramente Mertens andrà via. Indubbiamente, però anche dal punto di vista prettamente tattico, ci sono delle partite o dei momenti in particolare partite in questo cui sicuramente è più efficace un giocatore come Milik che non un giocatore come Mertens, perché se io penso a partite anche come quella per esempio Napoli-Juventus, qualche volta ho avuto l'impressione che il tridente leggero andasse in qualche modo a sbattere contro il muro, ecco. Quindi magari quando si trovano situazioni, squadre che sono ben arroccate in difesa, che sono difficilmente perforabili, in quel caso giocare con palloni alti, cercare la sponda, così come per esempio penso al gioco tipico della Lazio, che butta palla avanti e magari aggredisce sui palloni vaganti. Ecco, questo è un tipo di gioco che quando la squadra è messa alle strette, perché può capitare di incontrare una compagine che tecnicamente che è pari o addirittura ti può essere superiore, perché Napoli potrebbe, così come aspettiamo tutti, giocare la prossima Champions League, non sempre puoi sciorinare il tuo gioco. E quindi in questo caso un giocatore come Milik al 100% pienamente recuperato diventa imprescindibile. Questo è vero, però ripeto, io ho questa mia convinzione e onestamente, tra l'altro ti voglio dire, quest'anno comunque noi in questo girone di ritorno abbiamo giocato due volte con la Juve, in Coppa Italia, insomma noi alla Juve i gol, nonostante il suo arroccamento, nonostante la sua difesa, qui li abbiamo fatti e come, quindi insomma nonostante il tridente leggero, ripeto, oltretutto quei tre mamma santissima là dietro prima o poi dovranno morire calcisticamente, insomma dovranno sentire il peso di tante stagioni, il logorio di tante stagioni giocate al vertice, per cui insomma non credo che potranno correre dietro a un Mertens anche l'anno prossimo che sgambetta. Ho due nomi, Rugani e Caldara. È tutt'altra cosa, credimi. Vabbè, però stiamo parlando di personaggi che hanno un'esperienza infinita. Quei tre là dietro sono. Indubbiamente, però la Juventus ha il merito di riuscire. Sono d'accordo. Sempre a trovare il giusto ricambio nel momento giusto. Poi è chiaro che ogni anno che passa la BBC, così come la chiamano, sicuramente dovrà in qualche modo perdere di linfa, questo è poco ma sicuro, però al tempo stesso sanno fare mercato, perché questo è in dubbio, dobbiamo riconoscerlo, e hanno anche i giocatori giusti per poter in qualche modo prendere il posto di questi mamma santissimo, come giustamente le hai chiamate. Poi il discorso è anche in questo caso mentale, cioè purtroppo, in quanto posso dirlo, tifosi napoletani, oltre che addetti ai lavori, c'è quella sensazione che la mentalità della Juventus sia sempre un qualcosa di superiore, quindi si potrebbero anche tra virgolette imbastardire questi ragazzini in modo tale che diventano anche loro degli ossi duri. Ma vedremo, chi vivrà vedrà. Grazie Giovanni di essere stato con noi, ci sentiamo sabato prossimo. Alla prossima, grazie. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Giovanni Bello. E invece di pavoneggiarti lì in regia, ha finito di trasmettere la sua immagine in diretta. Insomma, ci ha tolto la radioascoltatore. Ma ti rendi conto? Insomma, noi siamo in diretta e lui si mette a fare la diretta per conto suo. Stendiamo un velo pietoso. Ma io non lo so. Guarda, è una cosa incredibile quello che succede in questa radio. Veramente, non lo so. All'insegna del volemos e bene, lo scordamoci o passate le parole di Higuain su Glick. Il suo fallo, una cosa senza dignità, l'ha fatto apposta. Non ha chiesto scusa.
voleva fare male e non c'è riuscito. Io non so se dalla regia mi danno il consenso di parlare un attimino di quello che sta accadendo, ma forse non è il caso, quindi vabbè, no, lasciamo perdere allora. Volevo mettere al corrente, insomma, radiofonicamente quello che stiamo passando in questi ultimi giorni, però è meglio lasciar perdere. Andiamo avanti, andiamo all'ultima ospite. Nel frattempo vediamo se Claudio ci legge qualche notizia ultimissima. Sì, la Fiorentina è a Secondigliano, rifinitura sul campo Scirea per gli uomini di Sousa. Ah, Secondigliano, ho capito. Vabbè, insomma, ognuno sceglie. Eppure ci sono degli, per esempio, il Real Madrid che viene qui e se ne va in un albergo che sta al centro di Napoli per arrivare qui allo stadio, chissà che bordello. Vabbè, però è anche bello così, no? Che in qualche modo squadre di un certo blasone, soprattutto il Real, ma anche la Fiorentina, scelgano di soggiornare o di allenarsi in posti che sono fuori dai circuiti comuni, che però insomma... per stare un poco più tranquilli. E vabbè, allora chiudiamo in bellezza. È un po' di tempo, onestamente ci ha abbandonato tutto l'anno, ci ha abbandonato. No, onestamente, guarda, lasciamo perdere, poi ne parleremo un giorno quando la incontreremo, ma ci ha proprio tradito. Katia Vitale, ciao Katia. Buongiorno a tutti. Non vi ho assolutamente tradito, siete voi che vi siete dimenticati di me. Aia. Questa è una tirata d'orecchi alla Zelli, no, faccio finta di non aver sentito lo Zelli qui vicino che si dimentica di Katia Vitale, guarda, è quasi... Vabbè, ma potrei mai dimenticarmi. La penultima di campionato vediamo in bellezza, dai, facciamo anche magari... Assolutamente sì, assolutamente sì. Un pochettino a perdonare. E allora, Katia, vediamo un attimo a parlare di questa partita di questa sera. Questo Napoli che gioca contro una Fiorentina che potrebbe... sarebbe stata secondo me una partita diversa se avesse avuto tutti i titolari, in particolare parlo di Borja Valero al centrocampo e chiaramente anche di Astori in difesa, però mancando questi due perni, uno della difesa, l'altro del centrocampo, diciamo una Fiorentina un attimino più abbordabile, soprattutto forse perde nel palleggio e nel possesso palla, che ne pensi? Questo è proprio mai sicuro, quindi certamente incontriamo una Fiorentina ridimensionata, come hai detto tu, giustamente più abbordabile. Il Napoli però dalla sua parte ha il peso di fare il risultato, perché comunque sono due vittorie, due imperativi categorici, insomma questa è la prossima gara, il Napoli ha l'obbligo di vincerle entrambe. La Fiorentina è una squadra che, come ha detto Sari, in qualche modo ha messo anche in difficoltà il Napoli quest'anno, insomma è una partita abbastanza delicata, ma ripeto, più che per le assenze, per tutti gli altri aspetti, il motivo principale è che il Napoli deve fare due partite e due vittorie, almeno cercando di sperare in un passo falso della Roma, insomma i giochi ormai non sono del tutto fatti, perché comunque il calcio è bello, perché può succedere di tutto, la Roma potrebbe inciampare anche questo pomeriggio, insomma il Napoli ha l'obbligo di credersi fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di questo campionato per afferrare questo secondo posto, che andrebbe comunque a coronare una stagione comunque molto brillante di questa squadra, e devo dire la verità, sarebbe anche giusto che il Napoli riuscisse a conquistarlo. Sono d'accordo con te. Io sai una cosa, che ti dico la verità, già mi sto così crucciando del fatto che non ci saranno le partite, anche perché il Napoli di queste ultime partite ci sta facendo divertire, onestamente è proprio bello vederlo giocare. Però una cosa, il Napoli di tutto l'anno, sì, no praticamente nell'ultima fase di campionato sarà ancora più bravo. Però quello che mi fa star mi piace pensare è, così come stiamo giocando ora, il tutto ricomincerà nel prossimo campionato, perché il patto con l'allenatore, con i calciatori, quello di essere tutti riconfermati per giocare l'anno prossimo per un qualcosa di importante, è un qualcosa che mi fa star bene, e soprattutto perché so che con un anno in più di esperienza questa squadra sicuramente potrà dare molto di più. Che ne pensi? No, io sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che sono anch'io fiduciosa che è confermata questa squadra, questo team, questo allenatore, cavalcando l'onda di quanto bene fatto quest'anno, della sinergia che si è andata a creare, del gruppo, degli obiettivi condivisi, insomma l'anno prossimo si può davvero arrivare a raggiungere qualcosa di importante. Io però penso che anch'io come te avrei voluto vedere questo campionato andare avanti, adesso in questo momento è il momento più brillante concreto di questa squadra, perché sai, poi fondamentalmente non lo auguriamo, però comunque dei mesi di pausa, dei mesi di stop, che ne sappiamo che l'anno prossimo poi si ricomincia con lo stesso piglio con cui si è chiuso quest'anno, ci sono anche degli aspetti tecnici, noi ci auguriamo che non succeda niente, però comunque ci sono degli aspetti ambientali, tecnici e altro
che potrebbero comunque andare a definire una partenza di campionato diversa da quella che è stata la conclusione. Sarebbe stato bello continuare a vedere questo Napoli proprio come quello che ricordavi tu, abbiamo visto almeno negli ultimi 2-3 mesi, che ci ha fatto divertire e che, diciamo la verità, davvero merita l'arrivo di riuscire ad acchiappare questo secondo posto, che ragazzi vuol dire tanto, vuol dire non preliminare, vuol dire entrata di moneta che non fa male, vuol dire anche soddisfazione e riconoscenza verso Napoli, che quest'anno davvero è stata tanta roba sotto tanti punti di vista. Insomma, io mi auguro solamente che questi mesi, no, nel corso del ritiro di quest'estate, prima di arrivare alla prima di campionato, non cambi niente sotto tutti i punti di vista. Quindi speriamo di ritrovare questo Napoli, quello che lasciamo domenica prossima. Katia, ma basta non cambiare niente, perché tutto sommato Mazzarri prima, Benitez poi, ora Sarri, seppur seguendo strade diverse, hanno tutti portato il Napoli nell'elite del calcio nazionale e in parte anche internazionale, sfiorando il titolo. Tu hai l'impressione che in De Laurentiis sia in qualche modo cambiato qualcosa, che il patron si è reso conto che bisogna leggermente variare la strategia per puntare al massimo traguardo, oppure no? No, questa impressione purtroppo, ragazzi, mi dispiace essere sempre quella che fa uno, questa impressione purtroppo non ce l'ho, però ho l'impressione, la consapevolezza che Maurizio Sarri ha fatto delle richieste ben precise, è stato in grado di imporsi, almeno per quanto riguarda la conferma di questo Napoli, di questa squadra, per poter cercare con le sue forze, con il suo lavoro, di arrivare l'anno prossimo a qualcosa di importante. Purtroppo però, per vincere, diciamoci la verità, probabilmente noi auguriamo che il Napoli ci riesca, ma no, questi ragazzi possono bastare, ma possono anche non bastare. Per vincere ad alti livelli ci vogliono almeno 2-3 top player, ma l'ha detto anche Sarri, cioè non è roba nuova. È vero che però il Napoli può essere la nuova rivelazione, può vincere con questo gruppo, glielo auguriamo, però almeno la mia consapevolezza è che Sarri si sia fatto ascoltare, abbia alzato la voce almeno sul Napoli che c'è oggi, riconfermando tutti. È arrivata anche la conferma di Mertens, che quest'anno è stato l'arma in più di questo Napoli. Insomma, speriamo che si possa riuscire comunque ad arrivare a certi obiettivi confermando questa squadra. La mentalità di De Laurentiis sia cambiata, non penso sia assolutamente così, né tantomeno mi aspetto che nel corso del mercato prossimo di questo Napoli arrivi qualche sorpresa, arrivi qualche regalo importante. Assolutamente no. Il mercato del Napoli è stata la conferma dei ragazzi già esistenti, già in rosa. Katia, un tempo, o meglio, ancora oggi si dice donne, motori, gioie e dolori. Ora eliminiamo le donne ed eliminiamo anche i dolori. Parliamo di calcio e motori, perché è in corso a Napoli il Napoli Motor Show, e tra l'altro c'entra con il calcio, perché ci sono anche le vetture del medico del Napoli, Alfonso De Nicola, e anche la 500 di Marek Hamsik, che ieri era lì e che tu stessa hai intervistato. Sì, donne e motori, ragazzi, alla Mostra d'Oltremare del corso di questo Motor Show, che è stato inaugurato proprio ieri e che durerà fino a domani sera, di donne ce ne sono tante, quindi vi invito ad andare, perché per i buon gustai, a parte le auto, ci sono tante belle donne. Ma a prescindere da questa, ieri abbiamo inaugurato la prima edizione del Motor Show qui a Napoli, davvero un evento tanto atteso da tutti, al di là di qualunque aspettativa. Napoli ha accolto nel migliore dei modi questa manifestazione. Ieri c'era il sindaco, ma prima del taglio del nastro è passato, come dicevi tu, Marek Hamsik, perché c'è uno stand lì dove ci sono esposti dei lavori, dei piccoli gioiellini del professor De Nicola, medico sociale del Napoli, che ha la passione per i motori, così come la Marek Hamsik. Quindi lui, al di là della società, al di là di tutto, ha voluto fare una passeggiata privata, personale, ieri mattina presto alla Mostra d'Oltremare. E lì in esposizione, come dicevi tu, c'è la 500 di Marek Hamsik, da vedere perché è meravigliosa, e c'è anche una motocicletta sempre disegnata da Marek Hamsik, però di proprietà del professor De Nicola. E anche quella è molto bella. Il professor De Nicola ha detto: io non gliela do per nessun motivo al mondo, me l'ha disegnata, è meravigliosa, ma loro non devono andare in moto, quindi si tiene. Ha detto forse meglio in auto, tra l'altro la fa guidare meglio Marek la macchina, probabilmente non è questo grande campione sulle due ruote. Katia, dimmi tutto. No, per chiudere, viriamo nuovamente sul calcio, perché la stagione non è ancora finita anche per te, perché tra Goal Anatomy e Goal Show sei sempre in onda ancora, almeno per altre due giornate, su Televomero.
Sì, sì, siamo sempre in onda, abbiamo fatto una stagione meravigliosa, soprattutto con questa nuova produzione di Grey's Anatomy la domenica sera, un appuntamento fuori dagli schermi con me, Maurizio De Giovanni e degli ospiti che si alternano ogni sera, davvero una bella produzione, ci hanno seguito in tantissimi, per chi non l'ha fatto vi invito già domani sera a partire dalle 20.45 a collegarvi su Telepomero, perché è bello, siamo lì a parlare di calcio senza freni, senza scaletta, senza, insomma ognuno dice ciò che vuole. Ed è davvero stata una produzione molto interessante. Poi c'è stata la conferma, come ogni anno, di Gol Show lunedì sera, e come ricordavi tu, questo lunedì e il prossimo saranno le ultime due puntate. La festa ovviamente è posticipata per lunedì prossimo, perché ci sarà la chiusura del campionato, tanti ospiti, verranno tutti i protagonisti di questa stagione di Gol Show, insomma sarà davvero tanto bello. Poi magari ci risentiamo e ti dico anche qualche nome, perché ci sarà qualche sorpresa. Va bene, va bene. Tra l'altro, per chi è pigro e non ha voglia di andare alla mostra oltremare, ha detto, parlavi di donne, basta sintonizzarsi su Telepomero con le tue trasmissioni e le belle donne si vedono pure in diretta. Beh no, è la verità, scusami, mica sto dicendo una fesseria. Ma la mostra oltremare sono più belle, più giovani e minune. Ma insomma, voglio dire, ma nessuno ha la tua allegria, però. Ma scusami, ma Katia Vitale non è mica nonna Belarda, che io sappia, quindi è modesta la ragazza. Ma dai, tranquilla. Siete sempre carini, state cercando di farvi perdonare. Hai capito? sgamati, mannaggia. Ma io vi voglio bene comunque. Grazie Katia, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Katia. Un bacio a tutti e forza Napoli. Sempre, ciao. Sempre. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Katia Vitale. E allora, insomma, siamo al termine, sì. Io non so se... fare tardi, perché la mia istruttrice di spinning, che saluto, mi ricorda che ho lezione alle 15 e quindi devo recarmi e ritornare nella mia... Ah, adesso ho capito perché sono a fare spinning. È la, insomma, è la moglie di un mio grandissimo amico. Alzo le mani, non parlo più. Allora, no, dicevo, chiudiamo il programma e subito dopo mandiamo in onda l'ultimo spezzone della conferenza stampa di Sarri, così insomma vi facciamo sentire quello che ha detto Sarri fino alla fine della conferenza. Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato sulle frequenze di Radio Amore, i migliori anni, ci avete ascoltato sui telefonini, sullo streaming audio, ci avete visto ed ascoltato su Facebook, la diretta Facebook, e a me non resta altro che ringraziare Daniele Romano al di là del vetro. I tuoi saluti, i tuoi ringraziamenti, i tuoi appuntamenti, Claudio. Partiamo dagli appuntamenti, perché ritorna domani, eccezionalmente di domenica, Amore Azzurro Flash alle 12 e alle 18, ma poi ovviamente in replica anche lunedì con tutte le interviste dal ventre del San Paolo. Tra l'altro sarà l'ultima partita in casa, l'ultima fatica stagionale anche per me, fortunatamente. Poi andremo tutti in vacanza, stiamo preparando, l'abbiamo anche ricordato tra le righe prima, lo speciale di Maro in onda dalla Val di Sole, come ogni anno, anche quest'anno saremo lì per raccontare la preparazione del summer training, come dicono quelli bravi, del club azzurro in vista della prossima stagione. Un saluto a tutti, sempre e comunque forza Napoli. Bene, invece io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, c'è la prossima puntata di Amore Azzurro, non mi resta altro anche a me che ricordare sempre e comunque forza Napoli. In merito esclusivamente dei giocatori, questo è un gruppo sano, è un gruppo di valori, è un gruppo che crede fortemente in quello che gli presento, perché io purtroppo sono quasi sempre lo stesso. Caratterialmente sono quasi sempre, lo allenavo in Serie C, ho sempre gli stessi grossi difetti, ogni tanto mi incazzo, ogni tanto uso un linguaggio che non dovevo usare, e quindi penso in merito sia esclusivamente di questo tipo di gruppo. Io in de gruppo avevo problemi enormi, pur essendo lo stesso, quindi vuol dire che i gruppi erano diversi. Sì, ma il sogno deve essere nostro, non c'è entrato un cazzo, e quindi non ci dovete chiedere del nostro sogno. Voi dovete essere equilibrati e dire le cose come stanno. Io le cose come stanno le leggo quasi mai e le sento quasi mai anche in televisione. Questo non ne so il motivo, però non trovo che ci sia né grande equilibrio né tanta voglia di raccontare le cose come stanno. Se poi dicendo le cose come non stanno questo facilita la vendita ai giornali, alzo le mani e... Su questo non ci posso fare niente, è una scelta economica, di marketing, di come volete voi, ma però. Se questa considerazione, ha detto lui, passa come un massimo della filosofia orientale, queste sono cose che voi dovreste dire tutti i giorni. Cioè, non vedo
come fa un giornalista a non arrivare a questa conclusione? Poi ho detto, ci sono delle rare eccezioni che si ricordano tutte, perché si parla di Leicester, perché sono cose che succedono talmente raramente che rimangano nell'impressione di tutta la collettività, e si dice no, a volte succede anche il contrario. Sì, è verissimo, ma ci si ricorda tutti perché è raro. Poi, al di là di questo, ti ho detto, fortunatamente a volte ci sono situazioni diverse. Le persone debbano avere dei sogni, perché quando hanno dei sogni lavorano meglio, lavorano con più determinazione, ma il sogno rimane mio. L'obiettivo intermedio, perché ci porta a un preliminare, quindi è un traguardo seriamente intermedio, non un obiettivo intermedio, perché noi nel nostro sogno non siamo contenti nemmeno del terzo posto. Il nostro sogno deve cominciare da un reordine di punti, e questo ci deve dare una base, ci deve dare un'inerzia, ci deve dare una convinzione. Ci sarà chi criterà il nostro terzo posto, ma sono gli stessi che ci hanno messo quinti nella griglia di partenza, quindi o erano di fuori prima o sono di fuori ora, non vedo altre soluzioni. La nostra, che tutto l'anno sento dire è una difesa che fa, quella terza difesa d'Italia, nell'ultima sei partite ne ha fatte 4 senza subire gol. Abbiamo preso 3 o 4 gol più dell'anno scorso, ma dentro un campionato che globalmente segna molto più dell'anno scorso, quindi ci può rimanere il rammario di aver preso i 3, 4, 5 gol con errori clamorosi e evitabili. Ma si sta parlando di una difesa che come numero di tiri in porta subiti è seconda dietro alla Juventus, ma una decina di tiri in 36 partite, non a 100 tiri. Quindi di un meccanismo difensivo sta funzionando. Poi dentro ci abbiamo messo degli errori madornali che si possono limare, non annullare, perché poi alla fine se parli con tutti gli allenatori si possono parlare di 2 o 3 errori clamorosi che hanno fatto i propri giocatori, ma quello fa parte assolutamente della normalità. E sinceramente mi sembra anche un reparto in crescita, e sono giocatori che hanno la mia completa fiducia, perché mi danno la sensazione che possano ancora crescere. Amore Azzurro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli, sul campionato di Serie A, sulla Champions League, sulla Serie B e tanto altro. Amore Azzurro, in onda il mercoledì alle 17 e il sabato alle 11, naturalmente su Radio Amore. Il programma è stato offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Pizzeria Un Giorno All'Improvviso, via Risorgimento 20, Soccavo, Napoli. Agriturismo La Vigna, Pozzuoli, Napoli.